Ve la ricordate Carmelita, l'avvocata che vi piace un sacco? Che ci piace tantissimo a tutti noi. Verrà anche Carmelita a spiegarci un po' a livello legale come un avvocato può tutelarvi in caso di stalking. E poi vi racconterò anche la storia di Chiara Miattelli, che è una, è una ragazza che ha subito stalking per ben quattro anni e che è riuscita a risolvere il problema appunto con M-Team. Quindi vi racconto un po' bene come, come ha fatto lei, che cosa è successo a lei e magari anche per darvi qualche strumento in più. Uh, nel caso vi dovesse succedere qualcosa di questo tipo Oh L'allero Raga vi piace? E io è, è tutto È tutto veramente Gigante e alla fine ho conquistato, ho conquistato Uno studio M-Team <ride> oh, eh, l'ho fatto mio L'ho fatto mio ho preso, tutti, ho preso tutti gli schermi che c'erano <ride> Ciao belli Allora io oggi vi porto una maratona a tema stalking, quindi parleremo un pochino dell'aspetto dell crime dello stalking, che spesso e volentieri purtroppo finisce in azioni violente e criminali. E eh, faremo prima una storia, true crime, come vi piace a voi, una bella narrazione con una, un approfondimento sul personaggio, perché abbiamo veramente a che fare con un personaggio molto, molto creepy e molto, molto crazy. Eh, cioè, eh, Riccardo Lopez, che conoscete tutti in quanto stalker di Bjork, ma forse avete visto qualche spezzone, qualche video. Quindi volevo un attimo ripercorrere insieme a voi la storia di lui, un po' la sua psicologia, il suo stato mentale, perché è veramente particolare e forse qualcuno di voi ci si può anche in minimissima parte eh, riconoscere il riconoscere il suo dolore, ecco. Stalking. Allora, lo stalking sapete tutti che cos'è, non ve lo sto a ripetere, comunque. Uh, sostanzialmente si può considerare stalking qualunque forma di persecuzione messa in atto uh, in modo proseguito nel tempo. Quindi uh, quando una persona si fa sentire ripetutamente o si fa vedere ripetutamente senza che ovviamente sia gradita, quindi uh, ti dà attenzioni che non sono a te gradite. Tante volte si pensa che lo stalking sia uh, come dire, un fenomeno riservato alla dimensione romantica o alla dimensione amorosa, non è così. Esistono anche delle forme di stalking che adesso vedremo fatte uh, ad anni di persone che odi, cioè semplicemente le odi, cioè non è che te le vuoi sposare o te le vuoi amare o ti, ci vuoi fare mala mala, non le sopporti, le odi quindi cominciano a farci stalking, adesso vedremo anche il particolare di questo, ved il bardo, grazie, ved il bardo, grazie mille, per, per odio c'è cioè, uno stalker... Per odio adesso vedremo anche mh, il vendicatore, praticamente. Comunque sia, sì, il termine inglese significa fare la posta, braccare, pedinare. Anche se molte volte sì, ci immaginiamo lo stalker quello mh, dietro ai cespugli che spia la vittima, c'è anche quello. Ma tante volte lo stalker non è altro che il tuo ex fidanzato o la tua ex fidanzata che non accetta la fine della relazione. Quindi eh, sì la preda, il cacciatore, ma non è, non è poi sempre così. Comunque, uh, le attenzioni che uh, lo stalker dà alla sua vittima, che sono attenzioni ovviamente indesiderate, cioè è chiaro che se il vostro fidanzato vi manda fiori tutti i giorni e vi scrive che vi ama tutti i giorni, non è stalking <ride> perché sono attenzioni desiderate, ma se lo fa. Qualcuno che non conoscete o qualcuno che non volete al vostro fianco, allora è stalking, ok? Questa è una discriminante importante. Le attenzioni possono essere positive o negative, cioè possono essere lui o lei che eh, ti scrive o ti, ti, fa, ti fa sapere che è innamorato di te, che ti vuole bene, oppure che vuole essere tuo amico, che vuole una vicinanza con te in qualche modo, eh, che ti fa dei regali. Oppure può essere negativa Cioè gli hater per esempio Gli hater, quelli assidui, quelli che continuano a rompere le balle Quelli sono altrettanto stalker uh, Lo stalking esiste anche in forma online Quindi ci sono persone che magari facendosi profili fake uh, Cominciano a tormentare no, i, loro, i loro beniamini I loro streamer, youtuber preferiti Ma anche solo persone che hanno conosciuto e trovano il loro profilo online quindi gli hater, quelli che continuano a insultare e tutto il resto, sono sostanzialmente degli stalker. Non so se lo sapete, ma hanno fatto una ricerca negli Stati Uniti, ovviamente. E eh, da questa ricerca, che non vi nomino perché non l'ho scritta negli appunti, non per altro, eh, e comunque hanno diviso eh, gli stalker in varie tipologie. Hanno creato tipo vari i tipi di stalker, no? E eh, adesso vi faccio una, una disanima, così riuscite anche un attimo a capire se ne avete avuto qualcuno. Spero per voi di no, o se avete così potete metterlo in una categoria non che serva a qualcosa però ci piacciono gli esseri umani poter no, schematizzare le cose quindi schematizziamo le cose allora il primo tipo lo chiamano il rifiutato il rifiutato è solitamente eh, colui che ha subito una rottura di una relazione quindi eh, lui o lei eh, ricordiamoci sempre che gli stalker sono per lo più maschi per il 75% sono maschi attualmente dalle ricerche condotte e fatte in Europa eh, ma anche le donne ci danno eh. poi dopo parliamo Speriamo anche delle differenze tra stalking femminile e maschile documentario della National Geographic raccontato con luce soffusa. Va bene, lo facciamo così. Il rifiutato. Il rifiutato è un soggetto solitamente che ha subito una rottura da parte della sua fidanzata o fidanzato e quindi la sua relazione si è interrotta senza che lui lo volesse. E quindi lo scopo dello stalking da parte di questo soggetto è quello di riuscire a riconciliarsi e rimettersi insieme con questa persona. Quindi il suo scopo è ti prendo per sfinimento, cioè sostanzialmente. Però non è tanto uh, ti prendo per sfinimento, ma è lui che non riesce proprio ad accettare questa cosa e quindi non riesce a mettersi il cuore in pace e rinunciare. E quando uno dice la speranza è l'ultima a morire, ecco, lì sarebbe dovuta morire. Cioè, qualcuno avrebbe dovuto ammazzarla quella speranza lì, però va bene. Comunque ehm, diventa anche una sorta di prosecuzione della relazione, cioè. Andare avanti a stalkerizzare la tua ex o il tuo ex è un modo per non far finire la relazione perché tu continui in qualche modo a relazionarti con questa persona, ehm, che sia anche in modo negativo, cioè se quella lì continua a dirti basta, mi hai rotto le palle, levati, oh mio dio, non ti sopporto più, tu comunque hai una reazione, tu comunque hai una relazione con questa persona per quanto negativa, e questa cosa dà un'impressione di continuità della relazione. Relazione allo stalker che ovviamente non può vivere il vuoto dell'assenza di stalker del, della relazione di quella persona, no? E, mh, insomma, a volte eh, questi rifiutati vanno anche in vendetta, cioè una volta che hanno capito che a forza di insistere non ottengono nulla e non gli darà la riconciliazione che lui vuole, poi va in cattiveria va in cattiveria, va in vendetta, si incaragnisce, saccanisce e dopo diventa uno stalking molto più violento. E a volte questi personaggi, siccome appunto non eh, riescono a tollerare la fine di una relazione, finiscono dentro a circoli di eh, alcol Sostanze, giochi d'azzardo, cose del genere, o abbiamo visto il rifiutato. Poi c'è il risentito. Il risentito è quello che non mira più di tanto alla relazione amorosa. Ma è quello incassato. Lui è incassato con qualcuno, quindi eh, magari un suo collega, con una persona che in qualche modo gli ha fatto un torto, il datore di lavoro. A volte se la prendono anche con lo psicologo che magari ha detto qualcosa alla moglie per cui se sono mollati a causa illegale, che ha difeso eh, quello che gli ha, gli ha dato conto, gli ha fatto perdere dei soldi. Cioè, persone così se la prendono con loro e cominciano a causargli paura e sofferenza cioè gli mettono inquietudine sostanzialmente di solito tende a farlo in maniera anonima quindi manda non so con degli account fake manda delle minacce tipo so cosa hai fatto ieri ti ho visto lì cioè lo fa sentire in pericolo lo fa sentire controllato per poi magari se perde la brocca anche aggredirlo a, a un certo punto insomma sostanzialmente eh, lo fa per vendetta e rivalsa nei confronti di una persona Um, dalla quale si è sentito danneggiato o insomma uh, colpito. Comunque, uh, ovviamente, lui nel suo immaginario, questo tipo di stalker non si vede come uno stalker che sta facendo una cosa negativa. Piccolo spoiler: nessuno stalker è convinto di fare qualcosa di negativo, sono tutti convinti di avere ragione e che sono le vittime a obbligarli a, a farli diventare così, cioè sei tu che mi hai portato a diventare così, sei tu che non me la dai e quindi eh, mi, mi obblighi a insistere, no? Eh, Certo, quindi loro ovviamente hanno sempre ragione, cioè, loro sono convinti di aver ragione, anche in questo caso lo stalker crede di aver ragione perché appunto lui si sente una vittima nei confronti della persona che stalkerizza perché appunto gli ha fatto del male, quindi se lo merita, no? Ok, poi c'è il cercatore di intimità. Il cercatore di intimità è quello con cui io ho avuto più a che fare, perché sono sostanzialmente persone che eh, cercano di avere una relazione anche solo di amicizia o di vicinanza con una, un personaggio, una persona che hanno idealizzato, cioè non qualcuno che conoscono, ma qualcuno che non conoscono davvero, ma hanno visto magari una, una persona famosa o una persona che hanno visto eh, semplicemente perché è la tabaccaia o perché è la cameriera del bar, ok? Uh, e quindi si sì, idealizzano questa persona e in... Um... In tutte le loro fantasie, questa diventa la protagonista e loro desiderano in qualche modo entrarci in relazione. Ma chiaramente non essendo capaci di entrare in relazione non avendo i mezzi, perché magari questa qui è famosa uh, o questo qui è famoso per entrare in relazione con lui o lei: uh, allora in, cominciano con queste tecniche di, uh, di stalker per l'appunto. Di, 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 di stalking, cioè di, di dare fastidio sostanzialmente. E mandano lettere, mandano messaggi e si appostano fuori, ti spiano, cercano. In tutti modi di entrare in contatto con te. Uh, se tu rispondi male con un account se ne fanno un altro. Voi non avete idea di quanta uh, quante volte succede, ma a chiunque non a me, eh. A chiunque abbia un profilo social in qualche modo. Lo Stalker non, non è che per forza colpisce uh, i, i VIP. E basta. Anzi, attenzione soprattutto quando siete piccoli influencer. Lo dico se qualcuno di voi magari ha un uh, sta cominciando. Perché a me è successo più che altro quando ero piccolina, piccolina. Adesso non succede mai, adesso non succede più. Prima era tutt'uno. Uh, di gente che ti si avvicina e vuole vicinanza e in qualche modo uh, ti dà delle attenzioni che sono un po' too much Però non te ne rendi conto subito perché all'inizio sembrano solo estremamente gentili E quindi tu, siccome sei una persona gentile, gli rispondi in modo gentile E questi cominciano a sostanzialmente a cannibalizzarti la vita uh, Perché scambiano la tua gentilezza per estrema disponibilità Io quello che vi posso consigliare è non dare mai corda Cioè appena vi rendete conto che quella persona è un po' stranina che sta cominciando a vedere il rapporto in una maniera disequilibrata rispetto a quello che vivete voi ghost ghosting ghost is the best cioè mollate tutto, fate finta di essere morti, fate il, il gioco dello possum, no, il trucco dello possum e di solito questa è la cosa che funziona di più. Lo so, bisogna sopportare un pochino perché poi vanno avanti, perché magari c'è la fase in cui si incaroniscono, ma voi rimanete stoici, ignoratelo e mh, per lo più dovrebbe funzionare. Poi... Ehm... Poi, in qualche modo, si può anche procedere per via legale. Ricordatevi, peraltro, che se avete degli stalker eh, anonimi, eh, perché molto spesso usano appunto account fake per non farsi beccare, per cose che, che anzi. Ansi eh, lo so, è, ansio è ansiosa questa cosa, ma bisogna essere pronti perché può capitare a tutti, eh, non solo a me che sono qui. Può capitare anche a voi semplicemente perché lavorate, non lo so, al bar, vi uno vi vede, e si fissa, capito? Vi volevo ricordare che anche quando sono anonimi, soprattutto se vi scrivono con degli account, eh, ogni account. Account è eh, collegato in qualche modo, lascia una traccia, c'è cioè un indirizzo IP. In USA è possibile rintracciare la persona quindi eh, se per esempio questo è il lavoro che fa mteam nel momento in cui voi vi eh, riferite ad mteam per un problema di stalking loro fanno delle ricerche informatiche dopo vi spiego anche il caso di chiara come hanno fatto e riescono a beccare il tizio quindi poi sanno anche chi è e dopo la denuncia non è più contro ignoti ma è contro notti e anche un bel po poi se sono noti hanno anche dei precedenti tac quindi eh, vi, vi conviene poi fare questa cosa il problema è che in Italia eh, questo metodo qui ancora non è, non è proprio. non è utilizzato, ce lo fa in metting per l'Italia per lo più. Comunque, continuiamo con le nostre tipologie di stalking. Poi dopo vedremo anche bene come si fa. A, a beccare qualcuno anonimo. Poi abbiamo il corteggiatore incompetente, che diciamo è eh, una persona che anche lui cerca intimità con una persona, ma non riesce ovviamente a entrare in relazione con ehm, questo partner che ha idealizzato, desiderato, no? Quindi ha delle difficoltà relazionali, è molto impacciato, molto goffo e ne abbiamo visti 50.000 di serial killer così. Uh, che sostanzialmente desidererebbe avere una relazione con una donna. Perché per lo più sono uomini, eh, non donne così, stalker così. Donne, diciamo che sono proprio una eh, rarità estrema. Creano delle fantasie. Quindi entrano in relazione con questa figura, però dentro la loro testa, dentro la loro fantasia e immaginazione. In questo caso, lo stalker lui eh, si convince di avere il diritto di entrare in relazione con questa eh, donna perché l'ha idealizzata. Perché nella sua testa ci sta già insieme, no? Quindi nella sua testa ha già creato una relazione con questa donna. Quindi in qualche modo lui ha già messo le basi. Asi, ovviamente ha tutto nella sua immaginazione, la sua fantasia per una relazione, quando lei magari è ignara, cioè non sa assolutamente nulla. Quindi arriva a quel punto in cui magari lei, lui riesce a incontrarla ed è. è oltre, cioè non, non ha capito che non si conoscono e quindi tante volte se lei lo rifiuta. Cioè, se l'incontro non va come lui si immagina, cioè, oh mio Dio, eh, noi ci amiamo alla follia, quindi sicuramente scatterà la scintilla, ci ameremo, lei mi bacerà, sarà tutto bellissimo, se questo non succede, lui si incazza. Si incazza tantissimo perché la sua fantasia si interrompe e quindi comincia a diventare uno stalker molto, molto molesto e incazzato. Solitamente proprio bello vendicativo, bello acido. Eh, probabilmente questo è successo a ognuna di noi, perché le donne sono di meno? Perché questo non te lo so dire, è un comportamento che le donne assumono meno, ma assumono anche le donne. Eh? Un 25% di donne lo fa, cioè un 25% di stalker sono donne. Quindi non è che non ci sono, però sono un po' meno e sono di tipi un po' più particolari. Quindi il fatto che lei gli dica di no. Rende lui una vittima Ah tu mi hai ingannato Perché tu mi avevi promesso invece Mi hai fatto i sorrisi Quindi mi ami Mi avevi detto di amarmi Quando lei magari non gli aveva mai detto niente che Lui si era vestito tutto nella sua fantasia Che però diventa realtà nella sua testa E quindi se lei non coincide alla sua fantasia Lui si incassa e diventa violento Quindi molta attenzione Perché il corteggiatore incompetente È di solito quello che può diventare il più pericoloso E può arrivare a commettere atti criminali Come lo stupro, l'aggressione E anche l'omicidio Ahimè poi c'è il predatore. Il predatore è colui che si eccita. Ora io non ho visto Yu, ma dalle poche descrizioni che mi hanno fatto forse si parla di questo, però non l'ho visto. Lo devo vedere? Non l'ho visto. Uh, è la trama di Yu. Ok, perfetto, ci ho preso. Il predatore è quello che si eccita uh, nel mh, provocare sentimenti di paura negli altri, nella vittima. Quindi è quello che veramente si apposta dietro la finestra, è quello che spia da dietro i cespugli, è quello che studia la vittima senza che lei sappia nemmeno della sua esistenza tante volte. Oppure sì, sa della sua esistenza, ma non sa assolutamente che lui è interessato a lei, perché magari è un collega, magari è un compagno di classe, magari è non lo so, il panettiere, ok? E quindi non te l'aspetteresti mai, ma lui il godere non ce l'ha tanto nel creare una relazione con una, eh, questa donna, ma ce l'ha nel farle paura, nell'essere una figura che lei percepisce, ma non sa chi è, e quindi è, è terrorizzata. E lui quindi gode di questo senso di potere, cioè una sorta proprio di gusto nel tenerti in pugno, cioè tu, donna, mi hai detto di no? Pensi davvero di potermi dire di no? Te <ride> non hai mica capito un cazzo Cioè il potere ce l'ho io Tu mi dici di no Io dico che sì comunque Quindi tu, tu non mi vuoi E mi avrai lo stesso Mi avrai quando esci di casa Mi avrai sotto la finestra Mi avrai nel tuo telefono Appena il tuo telefono è acceso Ci saranno tutte le mie chiamate Penso di no Io ci sono lo stesso eh? Ragionano così E questo Provate a pensare Una vittima Che vive in questo modo Come possa Cazzo Vivere una vita normale e considerate che fino a pochi anni fa lo stalking non era neanche considerato una cosa grave. Cioè, non era. Penso che le leggi sullo stalking siano relativamente recenti. Luca Delfino! Brava, bravissima. Luca Delfino, così, uguale. Ah, il predatore tante volte è anche un soggetto affetto da parafilie. Quindi, può essere effettivamente un esibizionista, può essere un feticista, può essere uno che gode. Eh, nello spiare e, e nell'essere appunto quello che inquieta la donna, quindi magari vedete che lui spia, poi intanto fa, non so, si, si ama da solo mentre spia. Ok, perfetto. Bene, adesso io verrei alla prima storia true crime che vi racconto stasera. Vi volevo raccontare la, una delle storie di Stalking, ovviamente più famose: ce cioè ne sono 57.000. Ovviamente non ne parleremo soltanto oggi di, di true crime e stalking, ne parleremo anche più avanti. Quindi tutti i casi di stalking che sono diventati uh, violenti o che sono sfociati nel true crime, ovviamente ve li porterò. No, tutti, tutti, tutti non lo so, però abbiamo, non lo so, almeno 12 anni da passare insieme quindi sicuramente ve ne porterò negli anni uh, quindi non, uh, non ditemi ah ma perché non hai portato... porterò anche altri ho scelto lo storchia di bjork perché è quello che mi avete chiesto in, uh, in di più ed è sicuramente uno dei più esemplificativi e anche più inquietanti considerato che ha lasciato un video non un video ma ben uh, 10 video da due ore ciascuno quindi ci sono 20 ore di registrazioni di lui che eh, registra tutto il suo stato mentale, cioè lui che parla con la telecamera e che parla appunto della sua fissazione per Bjork, di cosa pensa di se stesso, cosa pensa della famiglia, come organizza tutto l'atto criminale che farà nei confronti di Bjork, che poi adesso vedremo. Ed è molto interessante per questo, perché a livello psicologico possiamo davvero entrarci nelle maglie della mente di quest'uomo, eh, di questo ragazzo, che eh, ahimè lo sappiamo che eh, il criminale è sempre odioso, il criminale è sempre eh, il colpevole e il colpevole rimane, ma secondo me anche qui se eh, accendiamo un pochino la nostra empatia possiamo renderci conto che Riccardo era se stesso una vittima ovviamente, che non doveva arrivare a tanto. E alla fine ha fatto anche una brutta fine. Ma non vi faccio spoiler. Allora, cominciamo. Dove ho messo qua tutto? Scusatemi se oggi la regia è un po' più tonta del solito. Questo è Riccardo Lopez. Vi presento Riccardo. Eh, la diagnosi che posso dare a questo soggetto è, vi giuro, è fuori come un culo. Cioè, io non so cos'altro dirvi, non ho mai visto uno veramente così tanto matto. Ma matto matto, forse perché gli altri non registravano video in cui potevamo vedere quanto erano matti. Ma lui era veramente tanto, 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 tanto matto. Ma vi dico che ho cercato in qualche modo di fare una specie di... Mm... Di quadro di psicologico di lui mi sono fatta aiutare dal dottor Grande, che non so se lo conoscete, è un canale famosissimo di uno psichiatra forense americano. Molto, 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 molto bravo, che fa delle diagnosi azzeccatissime su serial killer o anche personaggi uh, stambi. Vi consiglio il suo canale perché è veramente un professionista. Questa qui non solo è una storia tremendamente inquietante perché abbiamo a che fare con uno stalker che ha fatto cose eh, davvero davvero assurde e creepy, ma è anche una storia triste perché secondo me è la storia di un ragazzo che si fa schifo, che si disprezza, che ha dato segni di disagio da anni e anni. E comunque resta uh, sempre da solo, cioè è stato lasciato completamente solo. Certo, uh, in qualche modo i familiari un po' si erano preoccupati, mh, ma non abbastanza. E, e secondo me si poteva anche in qualche modo fare qualcosina in più. Diciamo per, per uno che stava così. Comunque, Riccardo è lui. Eh, nasce il 14 gennaio del 75. All'epoca, dai fatti, aveva 21 anni, quindi proprio giovanissimo. Eh? E lui nasce a Montevideo, che è il capitale, la capitale dell'Uruguay. Montevideo, tra l'altro, non l'avevo mai sentita la capitale dell'Uruguay. Ok Lui nasce da questa famiglia di classe media che, eh, nei primi anni della sua infanzia, decidono di trasferirsi negli Stati Uniti. Quindi, lui sostanzialmente è un Natur. Riuscirò a dirlo: eh. naturalizzato statunitense, ok? Quindi inizialmente si trasferisce in Georgia con i suoi genitori. Poi negli anni 90, insieme a suo fratello, si trasferiranno in Florida a Hollywood. Eh, Riccardo, eh, in infanzia, purtroppo eh, gli viene diagnosticata una malattia molto rara, ma eh, molto anche faticosa da da portare avanti, soprattutto per un uomo, gli diagnosticano la sindrome di Klinfelter o Kleinfelter o Kleinfelter o Kleinferter, non lo so, quella, che è un disturbo che provoca ipogonadismo, quindi eh, ti provoca uno sviluppo sessuale inadeguato e con ogni probabilità sterilità. Quindi sostanzialmente tu hai una poca produzione di testosterone, hai il pipo piccolo, e che cosa può succedere a una persona che nasce col piccolo? Se non diventa un serial killer, diventa solo il di cane Bjork. Insomma, abbiamo già visto altri due serial killer con questo problema, ve li ricordate? Uno, due italiani, due serial killer italiani che avevano ipogonadismo, poi non so se era la stessa sindrome o meno. Comunque, Riccardo ha un cui sopra la media, quindi è un ragazzo sveglio e aveva anche un buon rapporto con i suoi familiari, che tra l'altro lo hanno sempre descritto come un ragazzo semplice e simpatico, eh, non l'hanno mai... Sembra, eh? Sembra che non lo abbiano deriso per questo tipo piccolo, almeno la sua famiglia no. Però, ecco, ehm, lui fuori casa sarà sempre molto insicuro, introverso, proprio a causa di questo suo disagio fisico. Ha una grandissima ansia sociale e quindi ha tantissime difficoltà a socializzare, non riesce a fare amicizia, a scuola si isola, ovviamente non so se avesse subito bullismo o meno, ma di solito quando abbiamo questo quadro di personalità, poi il bullismo va da sé. Quindi mi minge a pensare di sì. Comunque sia... Ha pochissimi amici maschi, per lo più sono amicizie molto superficiali, e non riesce assolutamente a interagire col sesso femminile. Lui non ce la fa. È estremamente goffo e impacciato, ha questa grandissima ansia nel parlare con le donne, e le donne sono per lui un, un, una cosa tro, troppo. Sono delle idee, sono una cosa di irraggiungibile. Non ce la fa. È estremamente in soggezione e al contempo soffre tantissimo l'ipotesi di essere rifiutato. Quindi chiaramente eh, diventa poi molto molto complesso per lui poter avere anche solo una chiacchiera, no? con, con una ragazza. Ciao un marchetto, ben arrivato. It's you? No, la mamma non faceva vedere le foto dalle amiche, era già un vantaggio. Infatti, Dani, guarda, questo non te lo so dire perché effettivamente sul suo rapporto con i genitori l'unica cosa che sappiamo è che era buono. Uh, sappiamo che tante volte abbiamo delle informazioni sul rapporto che i serial killer o comunque i personaggi true crime hanno con le famiglie Proprio perché loro stessi una volta interrogati o una volta in carcere o con lo psichiatra o psicologo raccontano no? E quindi abbiamo queste informazioni In questo caso vedrete come va a finire Purtroppo non avremo un racconto uh, Quindi abbiamo solo il racconto di, dei suoi genitori E i suoi genitori è chiaro che non vanno lì a dire: Ah, sai, lo prendevamo per il culo per il più piccolo. E poi e poi facevamo bullismo, poi facevamo violenza. Cioè adesso, sicuramente, se anche è successo, non lo hanno detto. Quindi, tante volte delle info non le abbiamo anche perché è impossibile reperirle, no? Comunque, lui ehm, non aveva rapporti quindi con nessuna ragazza, se non la madre, lui era, era mammone, era figlio di mamma, e quindi niente, cioè, l'unica donna nella sua vita era la mamma. Comunque in adolescenza lui quando ha 16 anni comincia a sentire di avere una vocazione artistica Sente di voler fare eh, il, il, il poeta maledetto in qualche modo L'artista lui ha anche un po' questa cosa, questa vena noir, questa vena oscura di, di poeta maledetto eccetera Di filosofie eh? Quindi a 16 anni decide di lasciare gli studi per cominciare a studiare arte Quindi cerca in qualche modo di infilarsi in un'accademia Ma non viene accettato e quindi, a causa della paura, di, dei continui rifiuti che ottiene da queste accademie, cioè in realtà è rifiutato da una, non poi da tanto, insomma, rinuncia anche alla sua carriera artistica perché ha troppa ansia del rifiuto di non farcela. Ora, questa io ve la sto dicendo veramente in due righe, ma è purtroppo il male del secolo, credo. Cioè, secondo me, sono veramente in tanti quelli che magari sentono di avere una vocazione, ma non credono abbastanza nel loro talento e al primo rifiuto rinunciano completamente al loro sogno. Io vi dico: dei pali nei denti ne ho presi per anni. Cioè, io volevo fare l'attrice e mi hanno detto di no in. molti più di quelli che mi hanno detto di sì. Eh, quindi io vi dico che perseverare è diabolico, siate diabolici perché quando volete fare qualcosa dovete essere diabolici e andare avanti a perseverare in eterno perché se no, se state dietro a quelli che vi rifiutano eh, e non credono in voi, mh, poi non, non, non andate da nessuna parte, bisogna veramente continuare a insistere. Da qualche parte, qualcuno prima o poi riuscirà a riconoscere che avete talento. Questa storia l'abbiamo già vista, l'ultimo ha fatto una strage già. Uh, non è base la Polonia. <ride> Balto, mi mancava questo invadere la Polonia. <ride> Comunque, allora, eh, vi ho detto no, quindi vuole fare l'artista, poi si rinuncia subito. E quindi nei primi anni 90, come vi dicevo, insieme al fratello va a vivere a Hollywood, in Florida. E eh, insieme trovano lavoro in un'azienda di disinfestazione insetti. Che deve essere un lavoro veramente terribile. Comunque, eh, Riccardo ha 18 anni e si prende in affitto una casetta da solo cioè prima stava col fratello poi va a vivere da solo chiaramente eh, già Riccardo era uno molto eh, isolato come avevo detto non aveva rapporti sociali faceva fatica a fare amicizia stava molto tempo da solo andando a vivere in un appartamento da solo <ride> si era ancora più isolato dal mondo e questa è una cosa che capita veramente molto spesso cioè eh, per esempio il fenomeno classico fenomeno i chicomori ma non c'è bisogno di essere per forza nei chicomori no anche solo una persona depressa o con ansia sociale che va a vivere da solo, si sì, sono ancora di più dal mondo, hello, it's me, ecco a me è successo, a me è successo questo, eh, fortunatamente comunque ho sempre lavorato eh, su internet, comunque se non lavoravo su internet lavoravo sui set, quindi il lavoro mi ha sempre portato ad avere dei rapporti sociali, ma io altrimenti zero assoluto e per fortuna che c'è il lavoro che mi obbliga ad averli, perché forse per me proprio niente. Quindi va bene, capisco molto questa cosa del uh, vai a vivere da solo e ti isoli ancora di più Il problema di Lopez non è soltanto che uh, lui voleva stare da solo ed era un po' un orsacchiottone È che Lopez è entrato dentro un circolo di fantasia malata di, uh, come dire, maladaptive daydreaming proprio Cioè non so se conoscete uh, questa um, patologia, ne ha parlato tanto Marco Crepaldi La, Il maladaptive daydreaming è quando tu sei talmente solo e talmente... Diciamo, mh, hai una così bassa autostima che non riesci quindi a interagire e a soddisfare quelli che sono i tuoi bisogni sociali, perché ce li ha anche lui i bisogni sociali. Che eh, ti rifugi dentro la tua fantasia e quindi ti crei dei mondi di fantasia, delle fidanzate immaginarie, no? Che magari sono dei personaggi famosi che tu poi eh, interiorizzi e idealizzi e eh, rendi partecipi della tua fantasia romantica. Si creano questi loro mondi e questi loro mondi assumono addirittura più valore emotivo di realtà rispetto alla realtà stessa. E quindi cosa succede? Che a lungo andare eh, si slatentizza completamente la. Mh, 음... <susur> Cioè, una, 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 una specie di, di, di distacco dalla realtà. Cioè, non si riesce più a capire che cosa sia vero e cosa no. Ed è quello che è successo, purtroppo, a Riccardo. Perché, appunto, lui si chiude in questo suo mondo di fantasia. Si crea. Di che hanno nel caso del 96? Si crea um, delle, sì, delle figure immaginarie che solitamente sono, appunto, delle, delle star, star di Hollywood, sono delle attrici sono delle modelle o delle cantanti. Che lui mette. Appunto come personaggine delle sue fantasie, e poi ci si affeziona, crea un rapporto con loro, tutto nella sua testa, no? E chiaramente segue le vite anche di queste persone all'esterno: cioè, lui legge le riviste di gossip, si informa su quello che fanno queste uh, figure. E uh, puntualmente ne rimane deluso e poi deve cambiare. Ma adesso capiremo meglio come, come gestiva il tutto. Lui chiaramente pre ben presto comincerà a non capire neanche più la differenza no, tra eh, fantasia e realtà. Allora, Riccardo a un certo punto comincia a scrivere un diario, che adesso vi faccio vedere. È questo qua: un diario. Che eh, lui eh, tiene appunto perché secondo me ha bisogno anche in qualche modo di essere ascoltato e siccome non c'è nessuno che lo ascolta, o almeno non c'è nessuno con cui lui vuole parlare o, o da cui vuole essere ascoltato, scrive su questo diario. E qui anch'io ho un mio mondo di fantasia parallelo. Sono malato? No! Finché tu sei consapevole di che cos'è la fantasia, e che quella è una fantasia e tu te la godi in quanto tale, e che la realtà è un'altra cosa e le regole nella realtà sono diverse. Va bene, cioè tu puoi fantasticare anche 20 ore al giorno, basta che quando sei nella realtà ti comporti eh, di conseguenza, ecco, non, 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 vi, non vi sentiate malati perché siete dei, dei creativi che hanno tanta fantasia, anzi, anzi, se immaginate, meditate, imagination è, la, è il motore della creatività e secondo me è il motore dell'intelligenza, quindi immaginate, sognate, ascoltate la musica, chiudete gli occhi e andate in altri mondi che vi fa bene. Lui è sempre nudo quando fai video? E questa cosa, secondo me, implica anche la sua volontà di mettersi a nudo, perché appunto nei video lui è se stesso al 100%. Cosa che forse magari fuori non aveva mai avuto la possibilità di essere. Comunque, Riccardo inizia a scrivere questo diario. In questo diario lui riversa tutte le fantasie, tutti i sentimenti che provava per queste varie celebrità del mondo del, del cinema, dello spettacolo. Quindi scrive tutti i suoi deliri erotomani. Attenzione! Delirio erotomane. È particolare, è un delirio in cui ehm, il soggetto è convinto che l'altra persona sia innamorata di lui. Non è lui che è innamorato dell'altra persona. È lui che è convinto che l'altra persona sia innamorata di lui, ok? Quindi nel caso di Bjork, lui era convinto che Bjork fosse innamorata di lui e quindi di conseguenza anche lui la amava, no? Ok? Ora, ehm, questo diario, quindi, racconta no, di tutte su le sue relazioni con queste figure che, ovviamente, non sapevano neanche che lui esistesse, ma a posto. E, peraltro, una cosa molto interessante è che lui, ehm, in questo diario, scrive tutta la sua frustrazione. Verso se stesso, verso il mondo e verso tutta la dimensione sessuale della vita. Comunque, eh, quello che va in delirio, Rotoma non ha delle prove. Ha ah, semplicemente lui che si è fatto la fantasia nella sua testa, l'ha vissuta tanto, quindi con questa persona è come se a livello emotivo ci abbia investito. Avete presente quando investite a livello emotivo su una persona? Cioè vuol dire che. Interagite con quella persona, ci pensate spesso. Pensate spesso a quella persona, vi preoccupate per lei, seguite quello che fa. Quindi c'è un investimento emotivo. Quindi, quando vedete quella persona in foto, in video o anche di persona, avete un'emozione, un richiamo, no? Di legame di un certo tipo. Cosa che non succede con una persona sconosciuta. Ecco, lui la viveva così. Quindi è chiaro che ogni cosa che Bjork faceva quando veniva inquadrata o quando rilasciava un'intervista, lui pensava che fosse fatto per lui. Cioè, ha guardato in camera e ha fatto l'occhiolino? Era per me, era per me, oh mio dio, wow! Ovvio che non era per lui. Ma lui aveva talmente costruito una relazione con questa donna, eh, vivendo giorno per giorno, secondo per secondo con lei. Che chiaramente era entrata nel suo sistema fan fantastico, no? Vi ho sorriso. <ride> sì, è per voi. È per te. È per te. Ok, a posto. Comunque, eh, un'altra cosa che lui scrive nel diario, a parte tutti questi suoi deliri, cioè, tipo oggi mi hai sorriso. È stato bellissimo vedere i tuoi occhi che mi guardavano, bla bla. bla mm, lui esprime con grande violenza l'odio che ha per se stesso. Lui si detesta. Si insulta... Si chiama porco... Dice di sé di essere un lurido ciccione... E quindi... Come dire... Ehm, da una parte... Sogna questo amore incredibile con... Questi personaggi famosi... Ma dall'altra si sente veramente un minetto... E uno che non ce la può fare assolutamente... A essere all'altezza delle sue fantasie... E quindi... No... Ondeggia tra fantasia e disillusione... Un po' così... Comunque... All'inizio degli anni 90, lui diventa ossessionato per Gina, D Gina Davis, che è un'attrice statunitense eh, che ha recitato in Beetlejuice, che sicuramente voi, voi conoscete. Io no. Borderline, ci arriviamo, por di sera. Ci arriviamo perché il Dottor Grande mi ha aiutato a fare una bellissima diagnosi su questo, eh, su questo soggetto, e dopo ve la, ve la riporto. Che cosa succede? Gina Davis... Sì, tra un po' mi soffio il naso, eh. Tra un po' vado a soffiarmi il naso la smetto di tirare su come... Come non ci fossero domani. Comunque, okay, questa qui si lascia con il suo compagno, con il quale stava da dieci anni. E Lopez rimane deluso. Era deluso, arrabbiato, perché lei lo ha mollato. E quindi le, pagine, le, le dedica pagine e pagine di odio su questo diario. Perché lei è una stronza, è una, eh, una, una donna, una, don una donnaccia di strada. Perché ha fatto questa cosa, no? Insomma, ehm... Riccardo... Tra l'altro eh, mi sembra anche un po' strana questa come dire questa reazione perché solitamente se tu hai la fissa verso un, una celebrità se questa si molla col compagno e diventa single, cioè di solito impazziscono tutte. Mi sembra strano, appunto, questa sua delusione perché lei si è mollata col tipo, anziché magari dire evviva no, così c'è spazio anche per me. Invece no, deluso, vabbè. Riccardo, tra l'altro, è anche un soggetto molto, molto fissato con i porno. La pornografia gli piace tantissimo. E lui ha un hobby: praticamente, quando guarda porno, si fa dei fori sulle gambe con degli aghi. Albert Fish sei tu? No, perché allora Albert se li metteva là dove non batte il sole, lui invece si è messo a cosce, no? Quindi io mi immagino questo qui che guarda il porno dice. Aspetta che faccio un po' il punto croce qua. Che... Cioè, boh, vabbè, ok, a posto, tutto bene. Tutto bene. Eh, lui ovviamente eh, passata insomma l'ossessione per Gina Che ovviamente l'ha deluso perché ha mollato il moroso è Passata l'ossessione per Gina nel 93 ha un imprinting Ha proprio l'innamoramento fatale, un colpo di fulmine appena vede Björk. Adesso vi faccio vedere Bjork se non avete presente chi è È una cantante... Bravissima, soprattutto famosa negli anni 90, 2000. Penso anche adesso faccia ancora, non, non lo so perché non ho una gran cultura mu musicale al riguardo. Ha una faccina incredibile, cioè io ho sempre pensato che lei fosse di un fascino estremo. Quindi posso anche capire perché lui, appena l'ha vista, si è folgorato, eh? perché è veramente bellissima. Però, eh, e poi è molto particolare perché è una tipa, un fascino al di là della bellezza, proprio un gran fascino. E quindi lui, pam, ha perso la testa, no? Eh, per cui lei è islandese peraltro quindi probabilmente anche per questo ha una fisionomia a cui non siamo proprio abituati comunque sia lui la vede in tv pam si fissa eh, lui all'inizio con Bjork si comporta come un normale fan quindi le manda delle lettere le manda cartoline raccoglie informazioni sulla sua vita appende non so i poster con lei per tutta casa Niente di che, eh, niente che non farebbe eh, un quattordicenne con i Tokyo Hotel nel 2000. Comunque, ok. Eh, nel suo diario scrive di lei, che eh, insomma è la sua musa ispiratrice, che ritiene la sua musica l'unica cosa che riesce a renderlo felice. E fin qui, ok, cioè tutto bene. Anche perché sappiamo che tante volte gli artisti con le loro opere riescono davvero a: eh, influenzare la nostra vita in modo positivo quindi vivere uh, la musica di un artista in maniera Bella e in maniera Così insomma appassionata Non è male cioè non, non vi sentite degli stalker Se succede una cosa del genere Riccardo man mano insomma inizialmente Fa il fan diciamo normale e poi man mano Si allontana sempre di più Dalla realtà cominciando a Fantasticare sempre più morbosamente Su Bjork e La, la sua passione per lei diventa Davvero molto viscida e molto Morbosa è in delirio erotomane ormai cioè lui è Convinto che lei sia in Innamorata di lui, che lo guardi come se lo amasse, che quando lei canta, fa i video musicali, quando guarda in camera con lo sguardo così, lo stia guardando lui con quello sguardo, no? E tra l'altro ogni volta che lui la vede, prova le farfalline, prova le emozioni, prova la felicità, prova l'euforia. Perché questo è importante? Perché Riccardo era una persona che non provava sentimenti, era una persona estremamente fredda. Ma non perché lui si imponeva di non provarli, perché non era, non era in grado di provarli, proprio perché era un soggetto che aveva un disturbo, che poi vedremo più avanti, che gli rendeva assolutamente inappetente a livello emotivo la realtà. Cioè, la realtà non gli dava niente, niente di... non, non, non gli faceva sentire niente, ma quando andava nella fantasia, allora lì le emozioni diventavano un mondo di colore, no? E questo è una cosa che da una parte capisco molto bene, perché un po' un po' la sento anch'io questa dimensione qui, chiaro, non a questi livelli, però ci sta, no? La famosa frase dei Nobraino quando dicono "Non mi interessa la vita reale, me ne basta una principesca". E wow! Sì, 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 wow, sì, questo. Fatto sta che il grande sogno di Riccardo è quello di eh, sentirsi accettato da Bjork e vuole diventare una persona importante per lei. Quindi non per forza mh, essere il fidanzato, lui vuole entrare nella sua vita, vuole conoscerla, vuole essere in qualche modo riconosciuto da lei. E insomma poi lui tra l'altro eh, scrive che vorrebbe inventare una macchina del tempo per tornare negli anni 70 e diventare suo amico. Scrive anche che, e questa è una cosa veramente un po' creepy. nel Diario scrive che non potrebbe mai avere dei rapporti sessuali con lei perché la ama troppo. Vedete anche questa visione del uh, ti amo, quindi non posso avere re una relazione sessuale. Perché se una relazione sessuale allora vuol dire che uh, non ti amo veramente, ma sei un oggetto di piacere. Una visione un po' infantile, no? Uh, chiaramente lui aveva una visione infantile del, delle relazioni, chiaro. Comunque, qui arriva la parte inquietante: dice che lui la vede un po' come una figlia perché lei ha il volto infantile, questa voce molto sottile eh, da bambina e quindi lui non si sentirebbe mai di avere rapporti sessuali con lei perché le ricorda una bambina. Vabbè, almeno Pedo, possiamo metterlo via. Almeno non aveva il Pedo, dai. Oh, una cosa buona ogni tanto. <ride> Comunque, Comunque eh, lui scrive che il suo sogno era quello di diventare il presentatore degli MTV Music Awards, pur di vedere da vicino la sua cantante preferita. Quindi, cioè, nel senso, lui stava anche cercando di fare domanda, per... vabbè, cioè, follia, follia, follia. Però, ahimè, dopo un po'. Arrivano i dolori del giovane Riccardo. L'ho chiamato così questo capitolo. I dolori del giovane Riccardo. Praticamente ehm, Riccardo comincia a fare dei ragionamenti. In realtà li ha sempre fatti. Questi ragionamenti. Che ricordano molto la teoria Red Pill. So che non molti di voi conoscono la teoria Red Pill. Vi faccio un piccolo riassunto. Ma sono. Uh, sono, diciamo, nicchie di internet uh, covi di, 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 di disagio e, e, e malvagità. Quindi, magari, ve lo dico, però, mh, cioè, non sono proprio dei soggetti molto piacevoli. Comunque, i re, la Red Pill sostanzialmente è una corrente di pensiero che si è sviluppata su internet, che uh, derivano appunto dagli Incel. Incel sono gli involuntary celibates, cioè coloro che sono rimasti celibi. Uh, perché troppo brutti o troppo poco famosi o troppo poco ricchi per riuscire ad avere una ragazza quindi quelli che vengono costantemente rifiutati che si sentono quindi dei rifiuti umani e quindi si autocommiserano all'interno di queste community ok nel momento in cui questi dall'autocommiserarsi cominciano a sviluppare delle teorie che poi sfociano nell'odio verso il genere femminile ecco a voi che abbiamo la red pill Uh, detta proprio in soldoni eh? cioè non, non, non sto a approfondire più di tanto quindi se siete degli esperti a uh, riguardo non vi, non vi impressionate comunque loro uh, basano tutte le loro teorie sulla cosiddetta LMS theory cioè la teoria LMS cioè look money status uh, cosa significa che un uomo per avere successo con le donne deve avere queste tre componenti cioè deve essere look il bel faccino deve essere bello avere un bel aspetto, money, avere i soldi, quindi deve essere ricco, oppure status, oppure deve essere uno uh, in qualche modo carismatico, uno che ha successo a livello sociale, uno che viene considerato uh, un, uno pieno di amici, no? che a livello sociale è figo, no? Dei Pietro Maso, ecco, esatto, dei Pietro Maso, dei Pietro Maso. E quindi, che cosa dicono i Red Pill? Che bene o male se tu uh, devi avere almeno una di queste tre componenti per riuscire in qualche modo a conquistare una donna. Se non hai nessuna delle tre, tu non puoi scopare. Ti ho proprio assicurato. Benissimo. Il fatto è che Riccardo ragionava esattamente così, prima ancora che ci fosse la Red Pill, perché lui disse nel suo diario di, di, 800, di 800 pagine, peraltro, che, eh, come dire, lui è impossibile che possa avere una ragazza nella vita, che è uno sfigato, non la potrà mai avere, poiché appunto è brutto, è grasso e ha le tette. Lui ha, ha un profondo disagio legato proprio al fatto di avere una, um, si chiama ginecomastia, che è appunto dovuta alla malattia dell'ipogonadismo, perché appunto sviluppa questi ormoni in maniera un po' sbalata e quindi gli vengono fuori le tettine maschili. Queste tettine maschili lui lo mandano fuori di testa e dice che per questo motivo e anche per fatto che di essere obeso lui non potrà mai avere una donna. Quindi, look, e ce l'abbiamo. Poi parla della sua disperazione di non essere riuscito a trovare una fidanzata anche perché eh, non è mai piaciuto a nessuno: fin da bambino era brutto e va bene. Poi, altra cosa, si lamenta del suo lavoro: cioè, lui dice non ho mai imparato a guidare, il mio lavoro è poco remunerativo, guadagno poco, quindi non posso mai avere una donna perché sono povero. Ed eccoci qua, money. E poi dice anche che ovviamente non ha, non ha capacità di fare amicizia, nessuno gli vuole bene, nessuno lo ama, lui non, non sarà mai popolare, eh, non riuscirà mai a raggiungere determinate vette eh, della sua vita e quindi anche qui status. Cioè lui non è un red pillato, però analizzando quello che scrive è esattamente un red pillato e infatti ci sono nella Red Pill delle persone che lo, lo prendono anche ad esempio. Ahimè. Comunque, all'interno del suo diario di ben 800 pagine ci sono anche delle menzioni al suicidio. 34 volte parla di suicidio come intenzione, come pensiero. 14 volte parla di desideri omicidi: quindi vuole uccidere quelle donne. E eh, nomina, insomma, delle celebrità varie 52 volte. Bjork, considerata che da sola Bjork viene nominata 408 volte all'interno di tutto il suo diario. Quindi, se prima le ossessioni c'erano, quella che ha per Bjork è veramente assurda, 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 assurda. assurda. Allora, aspettate che vi leggo un attimino, che vi ho lasciato soli. Ma che sfigato di che era patente. Oggi sarebbe chiamato Insane. Oggi sarebbe chiamato Redpill, perché era proprio bello incazzato anche. Zan, zan, zan. Bjork fa una cosa che non doveva fare, eh? Birichina, Bjork, birichina. Perché Bjork ha tradito il povero Riccardo. Che loro stavano insieme, aveva questa relazione incredibile, platonica, meravigliosa con Riccardo. E poi che fa questa? Si fidanza con un altro, cioè. Oh mio dio, povero Riccardo tradito e, e maciullato nel cuore. E quindi, praticamente nei primi mesi del 96, eh, Lopez legge appunto questo articolo che parla dell'inizio della relazione tra Bjork e Goldie. Lui si chiama. Eh, è un DJ. Si chiama Goldie. E eh, si chiama così proprio perché ha tutti i denti davanti che se li ha rifatti sono tutti fatti d'oro. Quindi, wow. Riccardo appena legge la notizia. Cioè, first reaction, shock. Cioè, è, è proprio impazzito, scioccato. Comincia ad avere attacchi di panico, diventa scemo. E sapete perché diventa scemo? Non perché è geloso, attenzione. Perché diventa scemo? Guardate bene questi due. E fatevi un'idea. Vediamo se ci arrivate. Perché si incassa. Esatto, perché lui è di colore. Perché lui dice: bravi, 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 bravi. Cioè, ci siete arrivati. Allora, Riccardo aveva un, un grande um, pensiero razzista, cioè, lui aveva la filosofia razzista nella sua testa. Era qualcosa di ok per lui essere razzista. Sì, sì, era razzista, ma razzista senza nasconderlo, cioè, era un suo pensiero, la sua filosofia di pensiero e quindi era assolutamente contrario. Alle relazioni, diciamo, interrazziali, no? Per cui per lui è inaccettabile che Bjork si faccia contaminare da una persona di colore. Scusate, io non vorrei mai avere in bocca queste parole, ma purtroppo devo riportare i pensieri di un imbecille. Comunque sia, eh, lui ci rimane particolarmente male, ovviamente anche una gelosia patologica nei confronti di Bjork, non, non dimentichiamoci anche questa dimensione, e a questo punto lui è incazzato e pensa bene che Bjork vada punita. Non può passarla liscia per quello che ha fatto. E quindi lei deve soffrire e deve essere punita per il tradimento che ha fatto nei, nei confronti del, del povero Riccardo. Per avergli spezzato il cuore, tra l'altro, in modo interrazziale che sì. Sì, può anche essere a Freenas che ci fosse il pensiero, no? Del, um, Dell'uomo di colore che uh, non solo è più dotato di te, ma è più dotato in generale tu che hai il micropipo, no? Uh, magari ti senti ancora più in, uh, in difetto. Questo non lo sappiamo, possiamo dedurlo. Bene, adesso arriva la parte malata davvero. Arriva la parte veri, veri, veri inquietante. Allora, il giorno del ventunesimo compleanno di Riccardo. Riccardo dice: Basta con il diario, adesso voglio fare un vlog. E quindi comincia a fare un diario vlog, cioè, tra l'altro era veramente avantissimo perché nel 96 i vlog non esistevano, cioè, ora abbiamo gli influencer che fanno i vlog, parlano con la telecamera, fanno i diari, cioè, è da, boh, dieci anni che c'è questa cosa. Nel 96 era veramente un precursore. Quindi lui fa questo video diario in cui registra 11 video di 2 ore ciascuno. Quindi abbiamo ben 22 ore di eh, lui che sbratta psiche praticamente. Quindi per uno psicologo forense, per uno psicologo un criminologo ci sono ben 22 ore di. Ah, che bello. Entriamo nella mente di questa persona. Io vi giuro, me ne sono guardati parecchi di questi video. Adesso non tutti perché sono comunque un po' noiosi. Dopo un po' ve ne faccio vedere. Faccio vedere qualche pezzettino. Ma vi giuro che eh, quello che si riesce a capire bene da questi video è che è matto. <ride> ok, è matto. E fin qui ci siamo però ha dei pensieri veramente veramente particolari, ecco. Nel suo primo video dichiara che il suo intento è quello di mostrare al mondo la sua arte, la sua vita e soprattutto il suo incredibile piano malvagio nei confronti di Bjork. E in ogni video Riccardo è sempre totalmente nudo o quasi. Tra l'altro io penso che questa fosse una volontà eh, legata al fatto di proprio di mettersi a nudo, cioè finalmente posso essere me stesso, parlo con la telecamera e dico tutto quello che penso senza paura, shameless. Ok. Lui, eh, tra l'altro, in questi video mostra anche dove vive il suo appartamento. È un disastro, è veramente un disastro. E dopo vi farò vedere anche un piccolo pezzettino in cui fa vedere l'appartamento. E vi giuro che ci sarà un pezzo divertente. Non, non proprio divertente, però. Comunque sia. Eh, parla della sua vita, dice che si ritiene inutile e schifoso, che si fa schifo, insomma si odia tutto il resto. Poi parlerà anche un po' della sua famiglia. Dice che sua madre gli aveva sconsigliato caldamente di comprare una pistola. Gli aveva detto guarda non comprare mai una pistola. E eh, non spiega bene lui perché probabilmente perché la madre aveva capito che forse c'era qualcosa che non andava nella mente del figlio. Comunque, lui dice di essere un grande fan di una bomber, cioè di, di Ted Kaczynski. Vi porterò anche la storia di una bomber, state tranquilli che prima o poi arriva. E anche di Travis Bichol, che è il protagonista di Taxi Driver. Che non ho visto, ovviamente, tutti l'avete visto, io no. Non mi giudicate, non so, non ho visto i film, non mi giudicate, niente. Comunque sia, eh, come vedete, si identifica sempre in dei personaggi con dei valori antisociali, quindi dei valori per cui le regole sociali, il rispettare gli altri, queste cose qui no, non vengono prese in considerazione. Scusate, adesso mi devo sistemare, ma. Ok, ce la farò, ce la farò. Bene. La maggior parte del tempo eh, del, dei suoi video chiaramente la dedica alla sua infatuazione per Bjork, quindi ehm, parla di lei, parla di quello che vorrebbe fare con lei, di quello come la vorrebbe conoscere, bla bla bla, e anche lui stesso la definisce un'ossessione. Tra l'altro il rancore nei confronti di Bjork sale fino a che non vorrà più soltanto farla soffrire e punirla per quello che ha fatto, cioè se si è messa con Goldie, ma vorrà addirittura ucciderla. Il suo obiettivo, dichiarato da lui stesso in un video, è quello di diventare la persona più importante per Bjork. E come puoi essere la persona più importante per qualcuno che non ti ha neanche mai visto e non sa che esisti? La uccidi! Ovviamente, se la uccidi diventi la persona più importante. Chiaro, no? Chiaro. Allora, io adesso vi faccio vedere qualche pezzettino di uh, suo delirio. Vado. Vi presento. E' Riccardo Lopez. It is January 14th, 1996. Dovete in italiano. Today is my birthday. I'm 21. Now. Sì, I I is si a una live strepitosa. Complimenti. The tripod. Now I will begin a documentation of my life. In of my art. Dai, è facile, parla facile, dai. È giovanissimo, sì E metti, ma non un profilo Instagram, adesso glielo faccio fare. Lo so che li volete seguire. Adesso glielo faccio fare. E' okay. ora che lo faccio. I'm gonna show you. Si sente basso, Perché lui parla molto basso, eh? Ale! Oh, oh. oh. non è quanto tanto raga! Eh sì. Oh. eh sì! Sembra druge, oh. non lo è? Non lo è. Non è sotto effetto di supermacetto. Oh. È così di natura, ok. Oh. Immaginatevi che ha dovuto vedere questo. No, non c'è bisogno che capite. Non c'è bisogno anche se non capite un cazzo, l'importante è che vedete che non... Perhaps a little bit of a wide shot. Yeah, mm. mm. more. Vedete anche... adesso allora, è tutto nudo. Queste <ride> <ride> sì. uh, a, a parte questo che no, veramente no, tutto, è no. molto inquietante, quello che state vedendo è una persona che ha dei manierismi tipici del distorcimento. Quindi, non... 21 year old Ricardo Lopez C'è lo youtuber che ci vuole spiegare le cose Grazie youtuber Allora, adesso vi faccio vedere un altro Qui, eh... cosa sta facendo qui? Ho scritto, ok, ditemi cosa sta facendo qui <totipo> Speriamo che non sbecchino la canzone sotto, ma talmente basso che non credo so che se la becchino, in ogni caso faccio un rumore così non si yeah. sente. Non sentirete la canzone sotto, la la la, O la sentirete, un qui. In fondo, non sentire la canzone, noi vogliamo guardare lui, noi vogliamo guardare lui. Il Abbasso il volume, così che non, sento, non importa, sento solo la musica, che, tra l'altro, rischio poi di copyright. Lui, qui, non sto capendo cosa sta facendo. Lui fa così? Sfera del potere! No, ho l'altra mano, la, qui, qui. Mi sta meglio la sfera qui. Qui, ecco. Vedete? Eh, 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 eh. No, così. Eh, eh. La vedi la mia sfera del potere? Ecco, ecco, ecco. ecco eh. ti, ti reggo. Ti, ti reggo le. <ride> Raga, io non sto capendo cosa sta facendo. Mi dite cosa sta facendo, scusate, non capisco. Allora, allora, devo, ecco. Così. Okay. se metto la luce nella mano, poi... Beh, è perfetto, così, bello sono, bello. Ma che cosa voleva dire? Io no... Che poi qui non parla nemmeno, cioè, non sto capendo. Scusate non devo ridere Non devo ridere perché è una, è una condizione terribile Però è in pieno stato allucinato Sì tutti i suoi video sono in pieno stato allucinato Quindi effettivamente non è una persona assolutamente lucida Ora vi faccio vedere il video più bello Il pezzo più bello di tutti i suoi video Che secondo me è quando lui vi presenta il suo appartamento È importante questo Guardate come viveva Guardate come cazzo vive, come it looks like a hurricane Fran went in through here. There my, there's my piss. That one over there. Have you it? This one. one friend friend went in through here. It looks like a hurricane Fran went in through here. There my, there's my piss. Oh, avevo appena finito di That parlare over di Ferdinando Cagone nei bicchieri. E niente. Raga, queste sono tutti matti che vogliono pisciare le gare nei bicchieri. I mean, a couple of days and the other one's from. Lui, mh, cioè, questo è un segno di disprezzo nei confronti di se stessi. Cioè, non andare nemmeno in bagno a fare la pipì, ma farla dove vivi. Vivere con il tuo piscio, vivere nel tuo piscio implica effettivamente avere un, uno scarsissimo rispetto per te stesso. E secondo me è questo il punto. Cioè, non è che lui non riesce a separarsi dalla sua pipì, come succedeva a Ferdinando. Qui è proprio una cosa diversa. Cioè, è lui che eh, si fa talmente schifo da solo che si tratta come una latrina e vive all'interno di una latrina, proprio perché il nostro ambiente è una uh, estensione di noi stessi, la nostra casa è un'estensione di noi stessi e noi la trattiamo come noi stessi ci trattiamo e come noi ci vediamo. Quindi uh, sappiate che se per esempio siete delle persone disordinate in giro così, quello che è il vostro spazio um, molto spesso rispecchia quello che c'è nella vostra mente. Um, Succede, non, sono, non, non, sono, non voglio farvi. Non, non fatevi delle diagnosi, ovviamente, partendo da questo, però è un, eh, è un concetto psicologico importante. Si, si può capire molto da come una persona tiene a casa sua. Questo andava curato immediatamente, infatti era stato lasciato completamente solo. Poi c'è suo fratello che dice che lo andava a trovare, che gli diceva: ma vai da uno psicologo? Ma quando uno sta così, potrei andare lì a dirgli: ma vai da uno psicologo? cioè si deve come dire, prenderlo su e cacciarlo dentro una clinica in qualche modo. Che lo so che eh, toglie la libertà personale a una persona, ma a una, a una certa bisogna togliere la libertà personale a una persona quando diventa pericoloso per se stesso, per gli altri, eh. eh no, eh. se qualcuno se ne fosse accorto che lui era così, lui era da solo, si esprimeva così da solo e pare che nessuna parte della sua famiglia fosse a conoscenza del suo stato. Bene, adesso vi parlo un attimino degli ultimi mesi di Riccardo. Poiché Riccardo ha registrato questi video ovviamente nel giro di mesi. Quindi lui a luglio del 96 diciamo che tutta questa l'atto criminale avviene nel settembre del 96, quindi abbiamo questi ultimi mesi estivi dove lui fa cose e andranno sempre verso più la rovina. A luglio del 96 lascia il lavoro perché il suo capo si era lamentato con lui considerato che il suo furgone era una merda. E secondo me nel furgone ci ha trovato anche il piscio, perché probabilmente lui pisciava dentro il bottiglio e lasciava in giro, che non lo so. Ehm, dicono che il furgone era in condizioni molto simili al suo appartamento. Quindi, se il furgone era come era l'appartamento, ci credo che il datore di lavoro si sia eh, lamentato. Comunque sia, eh, lui ha detto, ma sì, chi se ne frega, mi licenzio, anche perché così ho più tempo per organizzare il mio piano malvagio: cioè il piano di uccidere Bjork. Uh, lui a una certa smette anche di pagare ogni conto perché non va più a lavorare, non ha più un'entrata, smette di pagare ogni conto, aveva già tantissimi debiti, smette di pagare l'affitto, gli staccano il telefono, gli staccano le utenze. Insomma, lui è in condizioni disperate ma non gliene frega niente perché tanto sa già che starà per morire, che sono i suoi ultimi giorni, i suoi ultimi mesi. Ad agosto del 96 in un video, in uno di questi tape, mostra un biglietto di appuntamento in una clinica psichiatrica. Eh, per la salute mentale, diciamo, la clinica per la mentale, è un appuntamento che gli aveva preso la sua famiglia quindi c'è da dire che qualcosa l'avevano fatto, però insomma, non abbastanza. Lui fa vedere questo bigliettino qui e poi dice: Ma sì, sono preoccupati i miei genitori per me, però eh, temono che io possa suicidarmi. Ma e poi insomma, lascia perdere, N non ci andrà mai ovviamente a quell'appuntamento. Se ci fosse andato, magari, magari, boh, chi lo sa, chi lo sa. Comunque. Eh, C'è da dire che la sua famiglia era preoccupata per lui, ovviamente fino a un certo punto, ma non perché lui potesse in qualche modo fare del male a qualcun altro. La sua famiglia era preoccupata per lui perché potesse suicidarsi, cioè avevano paura che lui si suicidasse proprio perché lui continuava a ripetere ai suoi genitori che voleva suicidarsi, quindi chiaramente erano preoccupati per lui. Preoccupati fino a un certo punto, perché io mi viene. Cioè, scusate, eh, però non volevo rompere il cazzo, però rompo il cazzo. Se tu sei preoccupato che tuo figlio si suicida, ma lo lasci da solo a vivere da solo a 21 anni in un appartamento in quelle condizioni in cui pisce nei bicchieri? Cioè, non mi sembra normale. Cosa gli dici? Guarda, ti abbiamo preso l'appuntamento in clinica e mi raccomando, non comprare una pistola. Questo è il grande impegno, no? Che la famiglia era eh, preoccupata che lui si suicidasse. Cioè. Non possiamo dire che nessuno se. Ne... Cioè, che nessuno se ne sia interessato, ma non possiamo neanche dire che abbiano fatto davvero qualcosa per lui. Comunque. Lui tra l'altro nei video dice che sa benissimo che le persone saranno indignate che lo odieranno per il gesto che sta per compiere. Uccidere Bjork. Ma eh, c'è anche da dire che eh, lui si odia. Quindi se fa un atto di. Um... Odioso per gli altri, in realtà ottiene quello che vuole, cioè lui si odia, si disprezza. Quindi fare un atto così grande che porta il mondo intero a odiarlo e disprezzarlo per lui è un successo perché in qualche modo co è coerente con tutto quello che è il suo pensiero. So che è malato, è molto masochista come pensiero, però c'era dentro di lui questo. Lui, peraltro, oltre a essere razzista, ha ah, nella sua filosofia, mh, nella sua testa, no? Ritiene che mettere al mondo figli sia un crimine. E qui, io e te Riccardo, abbiamo molte cose in comune su questo, <ride> comunque, ritiene... no vabbè scherzo, comunque ritiene che mettere al mondo i figli sia un crimine, ma non perché metti al mondo delle creature malvagie come penso io, che se non li cresci bene cres cresci dei mostri e poi diventano adulti di merda, ma ehm, lui ritiene che sia un crimine perché metti, costringi una persona a nascere, e vivere in un mondo inospitale per cui eh, lo costringerebbe la sofferenza, quando invece sarebbe stato meglio non farlo mai nascere in modo tale che non, mh, insomma, non, non, non dovesse subire no? lo schifo che è la vita. E quindi lui è incazzato nero con i suoi genitori, è molto ehm, arrabbiato perché lo hanno messo al mondo, no? noi di solito diciamo, eh sì, grato ai tuoi genitori perché ti hanno dato il dono della vita, no? Qualunque cosa ti fanno i tuoi genitori comunque gli devi essere sempre grato perché ti hanno dato il dono della vita, Ecco, su questo pensiero un po' sono d'accordo, cioè nel senso che eh, ci sono delle condizioni di vita per le quali effettivamente non devi dire grazie a nessuno, anzi. Quindi da una parte un po' capisco il suo ragionamento. Il fatto sta che lui li vuole punire suicidandosi proprio per fargli capire che baffanculo, mi avete messo al mondo, siete degli stronzi. Adesso io mi uccido perché voi mi avete messo al mondo, toh. E questa è una cosa che lui ci teneva tantissimo a far soffrire i suoi genitori in questo senso. Comunque sia... Lui dice che mm, vuole morire come un mostro, vuole essere ricordato come un mostro, vuole essere ricordato come una cosa schifosa, inquietante, eh, riprovevole e quindi si trasformerà anche in un mostro fisicamente quando sarà il momento del suicidio. Vedrete che è una cosa veramente terribile. Comunque sia, eh, ha un piano, ha un piano. Lui ha un piano eh, per uccidere Bjork, vuole costruire una bomba. Aspettate. Lui vuole costruire una bomba. Ovviamente vuole spedire un pacco bomba che venga recapitato da Bjork che una volta che lo apre, lei esplode. Ma non così! Perché sarebbe troppo facile. No, la sua è una bomba speciale. Allora, la bomba deve essere piena di aghi. Contaminati da HIV, in modo tale che lei apra il pacco, esploda. E quindi rimanga in qualche modo sfigurata ma non muore Però gli aghi si conficchino Quindi arrivi l'HIV e muoia E tarà terribile sofferenze Cioè ma capite quanto anche tanta cattiveria c'era cioè, in questo piano No? È sadicissimo Sadicissimo Perfetto Il problema è che Lopez ha uh, Come dire uh, Alla domanda del dove ti procuri gli aghi infettati da HIV Ma non c'è problema Vado dalle prostitute E gli faccio dei prelievi sì, certo, però non è che tutte le prostitute hanno l'HIV, devi anche trovare quella con l'HIV, che te lo dice, che si fa fare dei prelievi. Insomma, dopo un po' Riccardo ha detto, mi sa che non ce la faccio a fare questo piano qui, eh. Sa che è un po' difficile, resto umile, dai, resto umile, resto umile. Inizia a costruire questo pacco bomba da inviare alla Electra Re Records, che è la casa discografica di Bjork. La bomba eh, somigliava a un libro, era mascherata da libro. Tra l'altro, eh, se la aprivi ovviamente dentro c'era la bomba, ma eh, sembrava un libro. Ed era stata costruita per rilasciare una nuvola di acido solforico che avrebbe investito Bjork quando avrebbe avuto, uh, aperto il pacco e l'avrebbe uccisa oppure sfigurata in modo molto grave. Dopodiché, dopo aver spedito il pacco, il piano era quello che Riccardo sarebbe dovuto tornare a casa e poi si sarebbe suicidato. Eh, perché si suicida? Perché in questo modo si sarebbe unito a lei nella morte. Ora, questo è un concetto estremamente ehm, abusato dai killer che compiono omicidio-suicidio. Solitamente sono quelli che proprio entrano nella malattia mentale del tu devi stare con me a tutti i costi, io devo averti, tu devi. Passare la vita con me, se non lo vuoi fare da viva, lo farei da morta. Quindi ti uccido, poi mi suicido io, in modo tale che poi vieni con me, no? E, stia, e stiamo insieme per sempre. È una cosa inquietantissima, sì, sì, sì. Tipo sindrome da Romeo e Giulietta. Sì, è una cosa del genere, è una cosa del genere. O io o nessuno, sì. Il 12 settembre del 96, Lopez comincia il suo ultimo tape, che si chiama The Last Day. Inizia questo tape con lui che si sta preparando per andare a consegnare il pacco bomba all'ufficio postale. Dice di sentirsi nervoso e che eh, qualora venisse scoperto preferirebbe uccidersi piuttosto che essere arrestato perché lui non vuole andare in carcere, lui vuole morire insieme a Bjork. Comunque, Riccardo riesce effettivamente a inviare il pacco, cioè lo riesce a spedire davvero, ce la fa, non, non lo intercettano, torna a casa e qua comincia il last day, comincia il last day del nostro Riccardo che adesso vi... Vi faccio vedere. Ok, come avete visto, si è trasformato. È diventato il mostro che voleva sembrare. Perché infatti lui mette una musica di Bjork in sottofondo, che se non sbaglio è R Remember Me, qualcosa del genere. Comunque si spoglia completamente, si rade i capelli e si dipinge la faccia con questi colori che tra l'altro lui aveva già. Eh, Previsto tutto, cioè, aveva già, era già nel suo piano dipingersi la faccia in questo modo tant'è che c'è un video proprio in cui dice: Voglio farmi una linea che da qui va a qui, voglio rasarmi tutto era tutto organizzato, no? Certo Alessia che ricarico tutto, non ti preoccupare, eh, si dipinge la faccia, quindi in questi colori, verdi, neri rossi, e si dà un aspetto veramente mo molto macabro, poiché sono colori che effettivamente fanno già ricordare la putrefazione. E questa cosa ricordatevela dopo perché mm. lui si ammira allo specchio. Come vedete qui, questa è la scena, proprio il momento in cui lui si ammira nello specchio. E poi eh, sistema una sedia dietro di sé con un pannello bianco con scritto eh, The Best of Me. Il suo piano inizialmente, I Remember You, scusatemi, è eh, la canzone. Il suo piano inizialmente era quello di ovviamente spararsi colpendo all'interno della sua cavità orale eh, le sue l'interno della sua testa sarebbe proiettato sul cartellone dietro, no? In modo tale che The best of me era sangue e cervello. L'ho detto in modo abbastanza delicato. Comunque sia, sì, questo piano non è andato bene, poiché lui eh, comincia prima a ondeggiare nervosamente, a respirare molto affannosamente, perché chiaramente cioè, lui sta per suicidarsi, non è un atto semplice, eh, soprattutto non è una cosa che la gente può fare a cuor leggero. Quindi si vede proprio la sua ansia di dover fare questa cosa, si concentra, si concentra, si concentra, poi tutti in una volta estrae questa 38 special, eh, dice qualcosa che non si è mai capito che cosa fosse, tipo this is for you, forse dice questo, e poi si spara un colpo alla bocca. Chiaramente non, non va a finire come non, non, niente arriva al cartellone, poiché appunto, insomma, la dinamica dello sparo è diversa, lui si accascia in avanti, e la telecamera filmerà per altri 30 minuti prima di spegnersi. Questo video lo trovate? Se volete lo trovate, ovviamente io non ve lo faccio vedere, eh, ma lo trovate tranquillamente, non è niente di che nei film vedete molto di peggio. Comunque sia, ehm, non viene ritrovato per ben 4 giorni. E anche qui mi viene da dire, davvero la famiglia era preoccupata? Ah sì? Gli avevano detto di andare in clinica e avevano preso appuntamento? Osci come erano preoccupati? Cioè, non lo vedevano e sentivano da quattro giorni nessuno? Anzi, sono stati familiari secondo voi accorgersi che, erano, che era morto? Ma va là! E qui che mi viene da dire? Ma, ma sto cristiano? Cioè, ma davvero c'era qualcuno che pensava a lui e che davvero erano preoccupati che si suicidasse? Secondo me no, però va bene. Comunque, viene ritrovato il suo corpo il 16 settembre, ben quattro giorni dopo la sua morte. Lui è stato abbandonato a se stesso in un suo mondo delirante, in cui lui si faceva schifo, in cui lui voleva terminarsi. Perché si faceva proprio schifo. Bjork è un... è come dire, è entrata a far parte della sua fantasia, ma Bjork è una manifestazione della sua malattia mentale. E nient'altro di più. Comunque sia. Cosa succede? Qui parte la parte macabra. Quindi se state mangiando, se state facendo qualcosa eh, per cui dopo sbrattate, eh, o mi mutate un attimo, quindi vi faccio i gesti quando finisce lo schifo, oppure eh, mettete da parte il cibo, ascoltate lo schifo. Comunque adesso parte lo schifo. Fatto sta che all'interno della sua palazzina, dopo quattro giorni della sua morte, sentono questo odore nauseabondo. E peraltro il vicino di casa, che insomma quello che stava di sotto, nell'appartamento di sotto, Comincia a vedere del sangue che gli cola dal soffitto, cioè vede una chiazza enorme sul soffitto, e questo sangue fa clic, clic, ma vi immaginate? Cioè vi immaginate tipo che entrate in salotto, guardate in alto, c'è una chiazza di sangue e poi mi cade clic così, la chiazza qui, e poi cominciate a sentire un odore di morte incredibile. Io avrei cambiato pianeta. Sì, ci credo, Prawner. Anch'io avrei cambiato pianeta, cazzo. Madonna. Sì, con i film thriller. Raga, eh, purtroppo i dettagli macabri quelli sono. Eh. Anzi, vi dirò che la realtà supera sempre eh, i, i, i film. Per quanto riguarda la, 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 la macabrità e lo, 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 lo schifezzo, vi assicuro che la realtà è ben peggio di quello che vedete nei film. Comunque sia, ehm, chiamano, chiamano, chiamano la polizia forzano l'entrata e scoprono il cadavere di Lopez, con già, insomma, uno stato di decomposizione mica male. Considerato poi che aveva questa tintura in faccia, cioè i poliziati appena l'hanno visto su sono parcusetti, perché faceva veramente paura. E quindi lui aveva anche raggiunto il suo scopo perché appunto aveva fatto super mega paura ed era sembrato un mostro raro e in qualche modo, insomma, ce l'aveva fatta, ecco, ce l'aveva fatta. Che schifo sì, che schifo sì, infatti. Tra l'altro, lui sul muro aveva lasciato una scritta a carattere cubitale. aveva scritto: I filmati 8 mm sono la documentazione di un crimine. Materiale terroristico. Sono per l'FBI. Delirio. Ok, mi tomane fino alla fine uh, a posto. Comunque sia, i polistotti fanno evacuare la palazzina e cercano altro materiale esplosivo, proprio perché hanno paura no? che siccome lui aveva tutti i materiali per costruire delle bombe, ne abbia piazzate anche qualcuna da qualche altra parte. Oh, grazie. E, e quindi, insomma, si, si guardano intorno e però non trovano niente, quindi a posto. Fatto sta che però scoprono dai tapes che lui aveva spedito questo, questo pacco. Fortunatamente cominciano a guardare i tapes da The Last Day, quindi appena aprono The Last Day vedono che lui stava costruendo questa bomba che l'ha spedita uh, e che ci è riuscito. Quindi immediatamente contattano Scotland Yard per informarli che il pacco era in viaggio. Riescono a uh, fermare il pacco mentre era ancora all'ufficio postale di Londra, non era ancora stato consegnato. E eh, lo, mh, insomma, lo, fanno, lo fanno brillare, insomma, a parte gli artificieri. Non era una bomba così complessa. Quindi riescono a detonarla facilmente. Per cui, insomma, lui si è suicidato convinto di essersi unito a Bjork. Ma Bjork, grazie a Dio, è sopravvissuta. E quindi il destino di questo Riccardo è rimanere solo, anche nella morte. Poveraccio. <ride> ok. Mm. Fatto sta, ironia della sorte... Che lui ha punito Bjork per essersi messa con Goldie, no? Ma una cosa che lui non sa è che, perché non lo sapeva nessuno, perché non avevano ancora dato la notizia in maniera ufficiale: Bjork e Goldie si erano appena mollati, cioè si erano mollati tipo tre giorni prima che Lopez spedisse il pacco e poi si uccidesse proprio perché lei stava con Goldie, cioè non avevano ancora rilasciato la notizia ai media, quindi lui non poteva saperlo, ma si erano mollati. Quindi, se lui avesse aspettato una settimana, probabilmente non avrebbe avuto bisogno di fare tutta sta roba. I deliri, lui ha cominciato a manifestarli in solitudine, proprio perché, cioè finché lui era ancorato alla realtà, quindi obbligato in qualche modo a eh, act normally, cioè a eh, fingere in qualche modo di... Mm, no, fingere, adattarsi alla realtà, vivere nella realtà, allora è tutto a posto, no? Nel momento in cui rimane solo e quindi rimane libero di vivere le sue fantasie come vuole, di, Perti, lo giro così, oh, eh, di eh, appunto entrare nel suo mondo di fantasia e rimanere ancorato solo a quello, allora è lì che lo andiamo a perdere dentro nel delirio, no? Il 19 settembre la stessa Bjork rilascia un comunicato stampa, nella quale si eh, definiva effettivamente depressa e spaventata per quanto era accaduto. E te credo poraccia. Tra l'altro lei ha anche inviato una lettera e dei fiori alla famiglia di Lopez dicendosi effettivamente dispiaciuta. Per tutto quello che era successo, anche se poverina non è la colpa sua. Cioè. Comunque ehm, Bjork non è mai entrata realmente in pericolo di venire a contatto con questo pacco bomba, poiché appunto le lettere e tutti i pacchi indirizzati a lei venivano filtrate dall'ufficio management. Quindi al massimo avrebbe ucciso qualcuno dei suoi manager, che nel senso è comunque una perdita eh, altrettanto grave. Comunque sia. Bjork a quel punto uh, si trasferisce da Londra, va in Spagna per sfuggire al clamore mediatico che ha avuto appunto questo evento e aveva paurissima che ci potessero essere eventuali emulatori, anche perché non è che finisce lì, cioè dici ok, c'è un mitomane pazzo uh, che ha cercato di uccidermi mandandomi una bomba, ma non è che finisce lì, una volta che il mitomane si suicida allora buona, purtroppo spesso e volentieri... Ci sono uh, questi imitatori, questi emulatori che pensano di essere uh, interessanti no, nel, nel continuare a dare noia a, a, alle vittime. Considerate che Bjork visse per settimane, se non mesi, senza uscire di casa e mise sotto protezione suo figlio, Sindri, che veniva accompagnato ovunque, quindi accompagnato a scuola, sport e tutto il resto, da una guardia del corpo. Cioè tutti si muovono con le guardie del corpo. lei non usciva il figlio con la guardia del corpo. Quindi... Ecco, come dire, Riccardo, sì, sei diventato importante per Bjork, sei, sei, sei diventato un dito al culo infinito per Bjork, ecco, quello sì, impanicata, ma te credo impanicata. Cioè... Eh, comunque sia, lei eh, ha questa botta in cui diventa molto depressa, molto ansiosa, la vive proprio male, poi però, come ogni grande donna, si riprende top, eh, come dire, top fenice che rinasce dalle ceneri. E registra il suo quarto album che si chiama Homogenic. Oh, o homo, O oh, 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 va bene, ok, non lo so dire. E si rivela tra l'altro uno dei più grandi successi. Quindi è stato proprio in conseguenza questo. Non so se conoscete l'album, se conoscete lei. Lei è una donna molto forte, infatti. Ehm, dopo questo dolore, dopo questa, questo periodo nero, è riuscita anche a creare una grandissima opera musicale. Comunque sia. Gli amici, pochissimi amici di Lopez e i familiari hanno dichiarato che sapevano della sua fissazione con Bjork, ma tutti quanti, e persino uno psicologo che lo aveva visitato, che lo aveva avuto in cura per boh, poco tempo, tutti quanti hanno detto: Sì, poverino, ha dei problemi, ma sicuramente è inoffensivo. Cioè, nessuno si era mai immaginato che lui potesse avere. Ha um, una personalità aggressiva proprio perché lo vedevano come un tatone, come un pusillanime, per l'appunto un inetto, uno che sì, poverino è depresso, eh, farà del male a se stesso, ma figuriamoci, non ce l'ha nemmeno la capacità no, di fare del male a una mosca. Cioè, un po' lo vedevano così, e invece, e invece. Allora, tra psi psicologo, da psicologo c'è da spezzare una lancia a favore di questo psicologo. Lo psicologo. Secondo me non è troppo da giudicare male, poiché lo ha visto veramente poco, se non due o tre volte. Tu da, da due o tre incontri con un paziente non ti puoi fare un'idea precisa. E poi c'è da dire che Riccardo sembrava veramente una persona innocua. Mm, cioè, lui nei video ha cominciato a un certo punto ad arrabbiarsi molto e a dire di voler uccidere e fare del male, ma inizialmente era una creatura estremamente autocommiserativa. Che andava nella fantasia e si faceva schifo da solo. Ora è difficile. Provate a immaginare, sono sicura che chiunque di voi conosca almeno una persona così. Provate a immaginare uno che si fa schifo da solo, che si disprezza, che si ritiene brutto, si ritiene un inetto, si ritiene che nessuno mai lo potrà amare al mondo che si chiude nella sua camera, non si sveglia mai dal letto, che è depresso, quindi ovviamente sintomi di depressione, che non investe su se stesso perché non ci crede, che non ha progetti, non ha scopi, comunque sia l'hanno sempre considerato estremamente inoffensivo, addirittura incapace di sentimenti violenti. Allora, adesso io vorrei, se vi interessa, fare un po' un'analisi psicologica di questo soggetto, poiché appunto, come vi dicevo... Eh, mi è venuto in aiuto il video di, di Dottor Grande che mi ha aperto un mondo sulla, ehm, sulla diagnosi che gli ha fatto. Perché è, è, è fatta molto bene. Quindi sapete che la mia fonte è quella. Poi ci ho aggiunto io delle cose, ovviamente, analisi psicologica. Allora, lui per come si comporta, soprattutto per i manierismi, i manierismi avete presente? Oh, uh, fare le boccacce, tutti questi, uh, questi strambismi che ha, questo si chiama comportamento bizzarro, comportamento bizzarro e disorganizzato, che fa parte di uh, tutte quelle dimensioni uh, psicotiche no? del, del soggetto. Quindi, sicuramente lui aveva un delirio, una psicosi in corso. In particolare, lui può sembrare che abbia una personalità schizoide, Ovviamente, questa non è una diagnosi fatta da uno psichiatra forense che ha visto dei video eh, e non lo ha visitato. Per cui, ripeto, la prendete sempre come una teoria. Questa non è del tutto mia, è il dottor Grande, però io mi ci trovo perfettamente d'accordo. Allora, lo schizoide, eh, che cosa ha come eh, sintomatologia di base? Lui è zero interessato al mondo reale. Lui non gliene frega un cazzo della realtà, non prova emozioni legate al mondo reale, è disinteressato ad avere relazioni sociali ed ha anche una scarsissima capacità di espressione emotiva. Chiaro che sei scarsamente capace di esprimere le emozioni se non le provi. Ovvio, non le provi e quindi chiaramente non le sai esprimere. Ovvio. Lui non ha eh, lo schizoide, il soggetto schizoide, non ha interesse per il divertimento. E in contesti in cui è richiesta una certa spontaneità, una certa um, scialità, cioè della serie web, bro, dai, ci divertiamo e prendiamoci un drink, appare estremamente goffo e rigido, e rigido caratterizzato per la sua freddezza. Cioè, diciamo che. Lui riesce anche a stare in contesti di questo tipo. Cioè, se Riccardo lo butti in mezzo a una festa, è possibile che gli venga un attacco di panico. Però, bene o male, lui ci rimane nella festa, se proprio lo obblighi. Sta lì, con suo bicchiere così, e non sa perché gli altri si stanno divertendo. Non capisce perché le persone mh, interagiscono in quel modo lì. Non sa interagire anche lui altrettanto. Le guarda come fossero degli alieni. E lui si sente completamente avulso da tutto quello che sta succedendo, non prova a piacere in niente e sta lì perché ci deve stare e non sa proprio come comportarsi. Questa è una cosa tipica anche dell'ansia sociale, quindi non vi sentite schizoidi se avete un, un assentimento di questo tipo. Io stessa sono estremamente in difficoltà in contesti sociali, per cui eh, mi viene sempre in aiuto il mio amico eh, giallo qui, però... Eh, non, non va bene neanche questo. Ne abbiamo parlato tanto di ansia sociale quando sul canale trattavo temi di psicologia. Eh, se volete, ne parliamo ancora, perché comunque non è che il crime si distacca sempre, anzi, non si distacca mai dalla psicologia. Quindi, se volete, di ansia sociale ne possiamo parlare ancora, comunque sia. È entrato dell'asperger, della studiare della comorbilità di questa cosa. Sì, sì, è interessante, Khan, davvero interessante. Comunque, la cosa più ehm, in comorbidità con questo disagio è chiaramente la depressione. Perché se tu non provi interesse per il mondo reale, non hai emozioni, non sei stimolato da nulla e praticamente hai zero interesse per il piacere. Quindi quello che si chiama anedonia, cioè proprio non te ne frega un cazzo di, ehm, di, di godere di niente. È chiaro che sei depresso. Quindi sei anche depresso, no? Perfetto. Um, C'è da dire che. Questo disturbo, lo si, come tanti altri disturbi, lo si riconosce nelle relazioni profonde, oppure se tu lo vedi come si comporta da solo mentre lui non ti vede. Nelle relazioni superficiali, una persona che ha questo disturbo non per forza lo riconosce. Ecco perché lo psicologo eh, non lo ha subito beccato dopo poche sedute. Lo schizoide dentro di sé, un po' anche come il border, ha un grande senso di vuoto e prova mancanza di significato nella realtà. E qui mi parte battiato, ovviamente. Cioè vuoto di senso, senso di vuoto. Ecco, lui è così, vuoto di senso, senso di vuoto. E, mh, non riesce quindi chiaramente a trarre piacere da niente e non si riesce nemmeno a percepire reale nel mondo. Cioè lui non si percepisce nel mondo, cioè, si sente proprio un alieno, si sente distaccato dalla, dalla realtà. Per questo si rifugia in mondi di fantasia, dove riesce ad avere un ruolo ben definito, dove può avere il controllo di quello che succede nel suo mondo. Perché lui, non essendo capace di interagire con gli altri e con la realtà, chiaramente ha anche un grande senso di impotenza e di mancanza di controllo, no? sulla realtà. Per questo, insomma, nel mondo di fantasia, che cosa lo compensa il fatto che nella fantasia lui prova delle emozioni che nella realtà non prova, perché lui non sente niente rispetto alla realtà, ma nella sua fantasia ha un mondo colorato di emozioni. Ci sono le farfalline che ballano nel suo stomaco quando lui ehm, passeggia mano nella mano con Bjork nella sua fantasia, no? Quando magari le accarezza il viso. Cioè, lui ha i brividi sul, sul, sul corpo quando succede questa cosa. Lui è felice, è entusiasta, è euforico quando pensa a Bjork. Cosa che però non gli è mai successa avendo a che fare con un qualunque tipo di realtà esterna. Vi volevo dire anche un po'chino che ehm, il disturbo schizoide eh, è differente dalla schizofrenia per il fatto che il disturbo schizoide non intacca le capacità logico-cognitive, ovvero il soggetto è pienamente consapevole della realtà anche se non vi partecipa a livello emotivo. Cioè, io vi ho detto no, che lui ha questa slatentizzazione quindi non riesce più a capire che cosa è vero e cosa no. Ma sono dei momenti, cioè lui non è in psicosi, non è in delirio. Avete visto il video di Eliza Lem quando è in psicosi, non capisce niente, vede le cose, delira e alla fine finisce nella cisterna? Quella è psicosi. Ok, lei poi aveva un disturbo bipolare, comunque da psicosi, un po' come la schizofrenia. Lo eh, schizoide non ha questo tipo di psicosi, cioè ha degli episodi in cui si distacca dalla realtà, ma bene o male a livello generalizzato rimane ancorato al reale. Comunque sia, lui voleva lasciare un segno, voleva essere speciale per Bjork, voleva essere speciale per il mondo, voleva essere odiato dal mondo intero così come lui odiava se stesso. E ci è riuscito. Quindi direi che a parte unirsi nella morte con Bjork e il fatto che lui sia in realtà rimasto solo così come lo era quando ha cercato di ucciderla, ha raggiunto il suo obiettivo. Ha punito i suoi genitori perché appunto li ha fatti soffrire come dei cani, eh, così che hanno anche visto tutti i tape, tutti quanti hanno visto i tape, hanno, hanno guardato quello che lui pensava, il suo messaggio è arrivato in tutto il mondo, i suoi video hanno milioni e milioni di visualizzazioni. Quindi c'è da dire che se voleva essere ascoltato, è stato ascoltato. Ma è stato ascoltato troppo tardi. E sarebbe stato bello se magari qualcuno l'avesse ascoltato prima e avesse potuto aiutarlo. Perché adesso. Adesso siamo bravi tutti ad aiutarlo. Eh? Adesso, adesso siamo tutti in grado di poterlo aiutare. Ma sarebbe stato bello poterlo fare prima, ecco. Ok. E questa era la storia di Riccardo Lopez. Abbiamo un altro caso, True Crime di Stalking. E questa volta. Ve lo riesco a raccontare dall'interno perché appunto sono, eh, ho messo le mani un po' su, sul fascicolo perché appunto è un caso che ha seguito M-Team. Vi volevo raccontare la storia di una giornalista molto famosa in realtà anche se eh, non so se la conoscete perché è una giornalista che firma moltissimi articoli, fa molte foto e poi non so se voi effettivamente leggete i nomi dei giornalisti che firmano gli articoli. Io ho cominciato a farlo da poco. Comunque, lei, non so se la conoscete. Qualcuno di voi la conosce? Vediamo. Vediamo se qualcuno di voi la conosce. Ditemi come si chiama. Ando subito a cercare una pila. <ride> Niente, vi ho, vi ho rotti con questa cosa della pila. No, no, ok? Se qualcuno di voi la conosce, vince, vince un premio. Le okay, pile sono su. No, no, no? Ok, non la conoscete. Anche la sua storia è andata anche nei vari... Uh, come dire vari programmi tv che si occupano appunto di crime è una youtuber? no <ride> perfetto no, è una giornalista <coughs> no non è Gianna allora, lei si chiama Chiara Meattelli ed è scusate una palla di muco <coughs> ed è una giornalista molto famosa che si occupa principalmente di musica in principal modo e poi anche di cinema e eh, costume comunque Chiara nasce a Perugia dove studia scienze politiche internazionali e dopo la laurea si trasferisce a Londra dove lavorerà e vivrà per 15 anni. Lei ora vive a Los Angeles dove lavora ancora come giornalista, come fotografa e videomaker e come vi dicevo è specializzata no, in musica, cinema, moda e costume. Lei scrive, tanto per dirvi eh, un pochino per chi lavora, lei scrive per la stampa, per Vanity Fair, per La Repubblica, per il Corriere della Sera, per Grazia e To Style. E per altrettante testate, famose londinesi. Ovviamente fa degli articoli su quelli che sono i suoi campi. Lei ha avuto una storia veramente inquietante con uno stalker malvagissimo, ma di quelli proprio, che dici, ah? durata ben quattro anni. Quattro. E vi, vi racconto questa storia perché effettivamente l'ha risolta M-Team, cioè eh, il... Uh, il team di, di consulenti eh, che, su, su, per cui sto lavorando io in, cui, in questo momento, comunque sia, il 29 gennaio 2016 lei viene contattata su Facebook da un profilo che si chiama Sky Pivot, quindi un profilo fake, cioè non c'era il suo vero nome. Lui comincia a scriverle, eh, è molto affascinante, come dire, è una persona di grande cultura che condivide moltissimi inter interessi con, con Chiara. Quindi inizialmente effettivamente si risulta, risulta essere una presenza gradevole. E eh, insomma, lui gli dice anche di essere un italiano che vive a Londra, anche lui, e quindi le propone: insomma, eh, di, di scambiare due chiacchiere e di incontrarsi. Le racconta appunto dei suoi interessi, gli racconta la sua vita, le continua a proporre dei brani. Devi sentire questo gruppo, devi sentire quell'altro, poi avevano gli stessi gusti musicali. Eh, quindi, cioè all'inizio c'era anche insomma un, un bello scambio. Fatto sta che eh, Chiara a un certo punto, anzi, subito, gli dice: Sì va bene, ok, bella ste chiacchiere. Però come ti chiami? Qual è il tuo vero nome? E lui usa evitamento ellittico, cioè praticamente lui gli dice ma mi chiamo Ivan se proprio vuoi saperlo ma questo non è importante perché devi sentire questa cosa, devi vedere quell'altra perché il male il male del mondo sì va bene ok ma come ti chiami? ah ma tu che ti leghi a queste circostanze del mondo reale no, cioè alla fine se la, eh, se la rigirava sempre no? Di Mark P Caltagirone ne parleremo, mi sembra una storia un po' trash, eh, però ok, se volete parlare di Mark Caltagirone possiamo anche parlare, comunque, fatto sta che eh, lei continua a chiedergli il suo vero nome e lui alla fine dice, guarda te lo dico quando ci incontreremo, e quindi vuole un incontro, eh, insiste, insiste, insiste che vuole un incontro, Parlano per un paio di settimane e alla fine lei accetta di incontrarlo, anche perché dopo due settimane, insomma dopo tanti messaggi, eh, si fida e va. Anche perché un nome che differenza può fare? È quello che dice lui. E il 27 di settembre 2016 si incontrano in un luogo pubblico durante un evento musicale a Londra. Loro due si incontrano. Il tizio si presenta e finalmente gli dice come si chiama. Dice di chiamarsi Ivan di Stefano. Peccato che poi scopriremo essere un nome falso, ovviamente. Oh, mi raccomando, state attenti a questa storia perché vi insegna anche come poter agire se vi succede una cosa del genere. Eh, lui le parla delle sue esperienze musicali, le fa ascoltare dei brani a detta sua, composti da lui, ma poi anche qui ci saranno dei dubbi. Fatto sta che Chiara, dopo un po' che è lì con lui, si sente un po' a disagio perché lui è strano, perché è, sta, gli tremano le mani, perché la guarda tipo come se fosse un'apparizione celeste e lei si sente un attimino in imbarazzo, forse non, non sono proprio a mio agio. E quindi lei, con una scusa, lo congeda, gli dice: Guarda, devo andare, ci si vede, eh? poi ci vediamo, sì, sì, poi ci vediamo. Lei ovviamente sperava che questo ci vediamo morisse lì. E invece, come sappiamo, tutti quelli che si fissano con una persona, il ci vediamo per loro è una promessa, no? Hello, narci, my old friends Esatto, questo è proprio un narci. Eh. Questo è un narci. Covert. Questo che vi piace, la definizione, fatto sta che per due giorni non ha più no notizie di lui. Lui non si fa più sentire. Per due giorni lei si tranquillizza, ah, vabbè, ok, è andata male, è andata male. Il 29 arriva, 29 settembre, due giorni dopo l'incontro, arriva questo messaggio, che vi leggo. Ciao Chi! Chiara. Volevo scusarmi per come mi sono comportato e per averti annoiato con certi discorsi. Nonostante tutto e le nostre inconciliabili differenze, volevo dirti che non riesco a smettere di pensarti. Avrei voluto che quel giorno fosse andato diversamente. Ero un po' giù e ad un certo punto quando non dicevi più niente, dopo averti descritto la mia visione della vita, mi sono depresso ulteriormente e avrei voluto solo sparire. Vittimismo? Riconosciuto il vittimismo? Tipico del Narcicovert? Perfetto. Inoltre il volume della mia voce non mi ha permesso di essere compreso, e giustamente tu hai perso la pazienza. Davvero imperdonabile il mio comportamento e tutte le occasioni perse per dirti invece quello che davvero era importante. Forse penserai che sono una grandissima testa di cazzo, e te lo dico che c'hai ragione. Ma la mia vita senza di te non vale proprio niente. Allora, già. Tipo, oh mio dio, ci siamo visti una volta 20 minuti e la mia vita senza di te non ha senso. Creepy. E se sono ancora qui a scriverti è perché non sono come ti sono apparso. Non è come sembra. Di solito sono divertente e parlo come una persona normale. Allora, quando ricevete questo messaggio, di solito sono divertente e parlo come una persona normale. Non ci credete, per favore, perché se uno ha bisogno di dirlo, vuol dire che molto probabilmente non lo è. Le scrive: Di solito sono divertente, parlo come una persona normale. Sì. Davvero quel giorno, per una serie di circostanze, non ero in me. Non credevo nemmeno che eri davvero tu. Pensavo fosse un'allucinazione ad un certo punto. Yeah, ok, ci siamo tutti. La sovrabbondanza di bellezza che emanava da te. Mi ha stordito totalmente. Quindi hai capito, lui era scemo, ma è colpa sua che era troppo bella, per quello lui era scemo, non perché lui era scemo. Saresti disposta ad offrirmi una seconda possibilità? E non me ne frega nulla della dignità e di tutto il resto. E sentite il finale, conclude con I wanna be your dog. Ok. 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 Va bene, cioè <ride> Creepy. Lei a questo punto gli scrive che sta per lasciare Londra. Non l'avesse mai fatto. L'obiettivo di Chiara, lei stava realmente per lasciare Londra, per poi trasferirsi a Los Angeles. l'obiettivo di Chiara era quello di dirgli: Guarda, tanto mi devo trasferire in America. Quindi è inutile che stai qui a, a starmi dietro. Per cui ciaone. Non l'avesse mai fatto. Quando lei gli dice che si deve trasferire, che lascerà la città, che quindi probabilmente non si vedranno più, lui impazzisce. Comincia a scrivere le mille, mille messaggi deliranti. In cui le dice: Portami con te anche a Los Angeles. Io vengo con te in una valigia, lascio tutto per te fare qualunque cosa. E poi la riempie, la riempie, la riempie, la riempie di messaggi. Lei ovviamente temporeggia perché non sa bene come gestirlo. E insomma, alla fine, il 19 ottobre 2016, siccome lui diventa davvero pressante e comincia anche a essere un po' minaccevole, lei purtroppo fa l'errore di eh, concedergli l'ultimo incontro. Cioè, l'ultimo incontro quando lei stava andando in stazione per andare poi a, a prendere il treno e partire. Quindi, mentre va. Alla stazione di Londra lo rincontra di nuovo. Perché dice, vabbè dai, gli dico addio così almeno capisce, no? Che me ne sto andando, mi vede che me ne sto andando, almeno poi si rinuncia e dice, ciao. Eh, lo so, ha fatto un errore veramente, veramente gigante, però eh, lei non, non poteva nemmeno immaginarsi di quello che sarebbe poi successo. Anche perché, vi ricordo che lui è delirante, ma... Manda anche tantissimi altri messaggi che sono estremamente affascinanti. Cioè, fanno pensare che lui sia una persona... Eh, cioè, lo è. Una persona estremamente acculturata, con un linguaggio molto forbito, con eh, un modo, una sensibilità eh, sopraffina, molto sottile, molto eh, uno che ha una grande mh, capacità dialettica. No, cioè, è affascinante comunque questo tizio. Al di là del fatto che... Poi spara, no? Spara queste cose inquietanti. Quindi lei diciamo gli dà quest'ultima possibilità per salutarlo definitivamente, eccetera. Lei spera che sia un addio questo. Si incontrano, eh, mangiano un panino su un muretto e poi ciao e lei parte. Pensa che sia un addio, pensa di esserselo liberato. Lei parte, va e qui inizia l'inferno di Chiara. Purtroppo inizia l'inferno di Chiara. Perché appunto il giorno dopo arriva questo messaggio. Ciao Chiari, lui è romano, che te devo dire? Che sei la donna più bella che abbia mai visto, che sei la più intelligente e più simpatica, lo sai. Che sei come un'apparizione della Madonna, che mi tremano le gambe quando ti vedo, che mi sconvolgi l'anima e la fai infuocare. Sentite che poeta, no? Un poeta... Che non riesco a dire niente di sensato e concludente quando ci sei tu perché mi debolisci come mai niente e nessuno ha mai fatto. Ah, vedi come sei speciale. E purtroppo io non sono degno della tua attenzione: vittimismo, perché tu meriti molto di meglio di me. Sentiti in colpa che non mi caghi, io sono così speciale, tu non mi caghi, poverino, poverino, tu cattiva. Tu sei una superstar troppo fighissima. Sei la migliore fotografa che c'è. Sei un'artista, una scrittrice bravissima e anche musicista. Sei il massimo che ci si può aspettare da un'amica, se posso considerarti ancora tale. Se non ti spiace e se per te non è un problema. A parte tutto è stato bellissimo quando sei venuta. Intendeva, ovviamente um, che ci sono visti. Noi a farci un panino! A Waymete mala. In mezzo a quello schifo con le macchine della polizia che correvano avanti e indietro, abbastanza surreale. Mi capita di andare in paranoia a volte e lo so che non è stato divertente per te stare in mia compagnia, quando non posso che scusarmi ancora una volta per essermi giocato definitivamente la tua pazienza e per averti fatto sprecare il tuo tempo. Queste frasi sono messe ad hoc per farsi rispondere. No, non è vero che sei andato così male, non è vero che non ti voglio più sentire, ma dai, ma no, ma perché sei tanto intelligente, sei tanto caruccio tu? Questo vorrebbe sentirsi dire. Comunque, avrei voluto essere qualcosa di più per te, ma purtroppo non mi è concesso. Ecco lo stalker alla ricerca di intimità. I miei stupidi discorsi sono solo una maschera per nasconderti quello che provo per te. Contrastato da sensi di colpa che mi tormentano. Non è piacevole per me lasciarti andare ogni volta così. Mi si blocca il cuore a vedere che te ne vai via. Ogni volta, no? Come se fossero visti, non lo so, 800 volte. Lei ogni volta prendeva il treno per andarsene. Eh, sono visti due volte, due volte. Lei a una certa gli ha detto, ah sì, cioè, ho impegni, ciao. Lei ovviamente non gli risponde. E lui a questo punto comincia a mandarle messaggi di insulti, uh, comincia a prendersela con lei, la minaccia, comincia a minacciare tutti quelli che le scrivono uh, su Facebook, che le mettono like, ne prende uno a uno, comincia a minacciarli tutti. E uh, le minacce che le fa sono eh, guarda che se non mi dai attenzione, se non mi concedi un altro incontro, io ti rovino, io ti rovino la vita. E quindi Chiara cioè, era veramente terrorizzata perché vedeva che se non gli dava attenzioni lui cominciava a fare quel che poi farà, che dopo vi dico, una roba terribile. Se gliele dava invece stava un po' più bonino. Quindi cercava un po' di alternare queste due cose, ma perché ti senti veramente impotente? Sei nel panico, cosa fai? Cerchi di gestirla questa persona in qualche modo, no? Il 17 novembre le arriva questo messaggio. Io vi leggo i suoi messaggi perché secondo me è molto mh, interessante entrare in questo caso di cui abbiamo così tanti dettagli, più che altro per poter riconoscere anche il linguaggio di queste persone, perché non sono sempre dei disperati. Noi ci aspettiamo persone di questo tipo come dei... Mh, il classico incapace, viscidone, che magari non è proprio in grado di avvicinare una ragazza e quindi magari fa lì ehi hey, bella, ehi. Hey. Ehi hey bella, mi mandi la fotina, ehi, hey, hey. ehi. Non sono così. Attenzione, non confondete l'alto la, cui con una brava persona o una persona equilibrata mentalmente. Non è la stessa cosa. Se non ti piace andare ai concerti potremmo fare qualsiasi altra cosa, tipo andare a cena da qualche parte o al cinema. Lo so che il problema non è questo. Il fatto è che ogni giorno senza di te passa dolorosamente come tre autunni. Ah, c'è miseria. Il quarto, il quarto, ah, dai, il quarto cos'era secondo voi? Era estate o era inverno? Tre autunni, poi arriverà una stagione, un po'. Comunque, come fai a non apprezzare? Vedi come cambia di palo in frasca Poi, come fai a non apprezzare Wise Blood? La sua musica è il canto di una sirena defunta. È la reincarnazione di K-Car. Perché poi è una sirena defunta, chissà che cazzo di puzza fa, già morto, normale. Poi quella è anche mezzo pesce. Comunque. La reincarnazione di Kate Carpenter, una voce dall'aldilà. Come, come macabro. Okay. Ma che ne puoi sapere tu che vai alla ricerca solo di riconoscimenti? Denigrazione! Eccola! Prima era una dea, no? La mia dea, la mia, la mia meraviglia, la mia cosa. Non cioè, sono alla tua altezza. Adesso, adesso arriva la svalutazione. Idealizzazione, svalutazione. Questo è il, il, il delirio, no? Ma che ne puoi sapere? Tu che vai alla ricerca solo di riconoscimenti, imprigionando anime in immagini, perché hai fotografa con i tuoi. Ma allora, che tradiscono solo implicazioni infondate? Ah, adesso sì, che ti colpisco sul vivo. Sinceramente. Non che mi faccia impazzire. E dopo tutto, ogni concerto o evento pagano è soltanto un rito sacrificale che conduce le anime alla dannazione. Perché, piccolo dettaglio che non vi avevo detto, il tizio è estremamente religioso. È molto, molto, molto credente. E quindi questa cosa. Ehm... Eh, lui, lui ci punta tantissimo. Su. Sei una profana. Sei una figlia del demonio. Ascolti la musica del demonio. Cioè man manco a... alla vita in diretta. Comunque, eh, anche lui, eh, continuiamo. Anche internamente la musica fa riferimento all'intangibilità dell'essere e al principio dell'illusione. E non mi riferisco solo al fatto che una melodia non si esaurisce con le note da cui si compone. In particolare c'è una struttura armonica chiamata tritono, per secoli considerato come la manifestazione del diavolo, perché dissonante è formato da un intervallo di tre toni, il cosiddetto forcone slash pitchfork, abusatissimo nel blues e nel rock, che tra l'altro genera un paradosso in quanto non è possibile riconoscere ad orecchio se la sequenza sia ascendente o discendente. Allora, lo vedete che lui c'ha anche una grande cultura rispetto a ciò che interessa a Chiara. Quindi è chiaro no? che eh, all'inizio l'abbia interessata, cioè uno che è così mm, acculturato in qualche modo, anche se strambo, di certo inizialmente ti interessa. Questo bastava rispondergli con un bestemmione? No, purtroppo no. Fai le tue ricerche se non mi credi. Qualunque cosa si faccia al mondo non potrà mai essere assolutamente buona, poiché il mondo appartiene al principio del male. Solo la volontà può esserlo. Ma tu non mi hai mai detto se ti piace Morgan Delt. Allora, Beh, vedete, vedete anche il delirio, no? Che passa. Sembra lucido, sembra poetico, sembra sapiente. Ma poi vedete che il suo cervello sballa, sballa, è in delirio, anche se sembra che sappia scrivere, no? Eh, sa, anche se sa scrivere, ecco. Eh, caspita, dimentico sempre di parlartene. Per me rappresenta la perfezione totale, visto dal vivo tre volte. Spaziale, se ascolti i suoi dischi, non hai bisogno di assumere niente per spalancare le porte della percezione. Comunque, se volete seguire i suoi consigli musicali, forse è l'unica cosa buona che ci ha lasciato. E il bello è che è così sottovalutato, incredibile, non mainstream, for real, cool. Things. Il primo disco dura solo 30 minuti, ascoltatelo tutto se non lo hai già fatto. Che suoni allucinanti, altro che Beatles, Lemon Twinks e Coppole di minchia. Tutto realizzato con un PC, vedi il Narci, il Narci che fa grosso è eh, quello che piace a me è figo, quello che piace agli altri fa schifo. Tutto realizzato da un PC da una persona sola, quando sembra che ci sia un'orchestra dietro, troppo genio in un'entità sola. Il nome deriva da un film degli anni 60 chiamato Morgan, A Suitable Case for Treatment, che mi piacerebbe tantissimo. A vedere con te, e adesso ritorna a lei. Brevemente, la storia di un tipo che discende o ascende alla follia perché la moglie lo lascia per un altro. Ah, 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 che divertimento! Ma sei riuscita a vedere Time Bandits almeno? Questo film ha una valenza. Beh, scusate, mi leggo tutto il delirio che può anche risultare noioso. Ma è secondo me interessante proprio vedere la sua mente che se ne va. Uh, comunque, adesso vi, 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 vi taglio un pochino. Eccoci qua. Questo film ha una valenza didattica sulla natura demoniaca della tecnologia. Che soggetto. Anche se contiene i soliti simboli magici al suo interno. Il significato bisogna estrarlo per contrasto. E se ti sembro contraddittorio sappi che ormai il principio di non contraddizione è superatissimo. E' smentito persino dalla fisica. Raga, io prenderei questa frase e la userei come super cazzo la tutta la vita. Quando vi dicono: Eh, ma tu non avevi detto il principio di non contraddizione è superatissimo ormai, hai smentito perfino dalla fisica. Io lo userei, eh? Io lo userei in tribunale. Okay. E tu che legittimamente sei così scettica mi fai sentire come Cassandra, la, cre la non creduta. Se ti dico certe cose lo sai, è solo perché penso che bisogna avere una visuale quanto più ampia possibile su, su qualcosa per riconoscerne le origini. Poi io ti penso sempre e purtroppo il mio tempo sta per scadere. Chiara a questo punto le risponde, sbrocca, non ce la fa più, le dice: Basta Ivan, ti prego, vai dalla tua ragazza. Perché lui le aveva detto anche di avere una ragazza. Please, io sono impegnata I tuoi commenti ai miei amici di Los Angeles, ma stai fuori! Perché lui si era messo a litigare sotto i commenti con tutti gli amici che le commentavano sotto le foto, perché ovviamente era un pazzo sclerato e si metteva a offendere tutti. Dopodiché. Lei lo rifiuta per l'ennesima volta, a questo punto ha liberato il kraken. Si libera il kraken e lui comincia a creare 1000 profili fake su Facebook, su Instagram, su YouTube, canali YouTube e Twitter usando il nome e cognome di Chiara e la sua immagine fingendosi lei. Quindi praticamente crea dei profili eh, fake impersonificando lei. Poi fa dei fotomontaggi porno applicando il volto di lei su corpi nudi di altre donne. Fa anche dei deepfake, cioè fa anche quei video, no? Dove eh, applichi la, mh, eh, la, la, la faccia di una persona sul corpo di un'altra, se che ha questo video iperverosimile, no? Eh, poi, dopo aver fatto tutti questi fotomontaggi, contatta le persone che la conoscono. E chiede l'amicizia, chiede contatto, chiaramente queste persone danno per scontato che sia lei, anche perché lei non aveva una grande presenza sui social. Quindi fare un fake di lei era anche semplice, non aveva il verificato, o non so chissà quanti mila follower. E quindi dici, cazzo, quello lì per forza è un fake. Quindi lui contattava queste persone e poi gli girava le foto porno di lei, i video porno, ma anche persone che lavoravano con lei, datori di lavoro. Quindi sostanzialmente ha fatto un danno incredibile, ha dato un danno di immagine fuori di testa, fuori... anche perché lei aveva un nome veramente, non una reputazione ma un'immagine importante da difendere. E ci sono state delle persone che hanno effettivamente creduto a sta cosa. Quindi lei, delirio, no? Ok, questa cosa va avanti per quattro anni. Quattro anni! E lui le mandava messaggi in cui le scriveva, Chiara se non mi rispondi io tiro vino ancora di più, vuoi altre foto porno? Eh? Perché fino adesso ti ho fatto leccare eh, il, il culo di, di Trump, ma la prossima volta ti faccio succhiare il questo no? Lui era fissato che faceva questi fotomontaggi con deepfake ovviamente, fotomontaggi finti, in cui lei aveva rapporti sessuali o con Donald Trump o con Salvini, io non lo so se... Dovessi scegliere, cioè, cosa sia peggio. <ride> comunque, eh, eh, se lei non gli rispondeva ai messaggi, lui faceva cose tipo, se, no, se non mi rispondi, adesso ne faccio un altro, e ne faccio un altro, e ne faccio un altro. E lei non rispondeva, e lui le faceva veramente. Quindi, capite che diventava veramente un inferno per quattro fottutissimi anni. E lei comunque non aveva modo di denunciarlo, perché anche se lo aveva incontrato di persona, lui le aveva dato un nome falso. E per fare una denuncia tu hai bisogno di sapere chi è e avere anche altri dati, non solo nome e cognome, ma dove vive mm, e anche altre, altre informazioni. A, a grandi linee basterebbe anche solo nome e cognome dove vive. Comunque sono cose che lei non poteva sapere, giustamente. Lui faceva minacce aggressive, la insultava, minacciava non solo lei ma anche i suoi amici, la minacciava pubblicamente sotto i commenti e tutto. Per cui, cioè, provate a capire un pochino come potesse sentirsi Chiara. Adesso, se riusciremo anche a fare l'intervista, ce lo spiegherà lei come si è sentita. Perché, veramente. Lei, chiaramente, non è stata con le mani in mano, no? In questi quattro anni ha denunciato la polizia postale. E ha cercato più e più volte di riuscire a farsi ascoltare e riuscire ad avere giustizia. Ma, come ben sapete, la polizia postale... Non fa il lavoro che deve fare tante volte, cioè è molto difficile che un procuratore vada ad indagare su una persona di cui non ha nemmeno un nome e cognome. Cioè la denuncia contro i è per lo più inutile. Mi dispiace dirvelo, ma è per lo più inutile. E quindi nel momento in cui lei poi ha contattato M-Team, che per chi non lo sapesse, è qui dove sono, sono da M-Team, sono un team di consulenti. Investigatori e avvocati che portano avanti delle cause, mh, in particolar modo legate a revenge porn stalking, comunque tutte quelle ehm, cause nelle quali è necessario risalire all'identificazione di una persona che non può essere identificata altrimenti. Però lei è riuscita in qualche modo a. A, eh, in qualche modo, adesso vi spiego anche come È riuscita, rivolgendosi a M-Team, a fermarlo Lei ovviamente eh, ha, ha depositato questa denuncia Che aveva, tanto per farmi rendere conto Aveva 249 pagine di post e immagini fatte a sue spese Da questo stronzo qua Insomma, eh, fatto sta Come, fa come hanno fatto M-Team a scoprire di chi si trattava? Hanno fatto così eh, per fare una denuncia contro Noti, Chiara aveva bisogno quindi di sapere chi fosse costui. Il 5 maggio 2020, quindi, M-Team fa il famoso supina, eh, si scrive subpoena, ma in inglese si pronuncia supina, che è una cosa che possono fare negli States, e si basa appunto sulla legge, sul DMCA, ovvero la violazione del copyright di Chiara. Quindi, che cosa è stato fatto lì? Non era tanto lo stalking, era la violazione del copyright, cioè... Lui ha utilizzato le immagini di Chiara, no? Facendosi tutti i profili fake, facendo ovviamente diffamazione con delle immagini coperte dal copyright suo. Raga, tutte le vostre foto sono coperte dal vostro copyright. Quindi cosa succede? Col supina eh, chiede al giudice di ordinare ai social di emettere tutte le informazioni per risalire all'identità dello stronzo, tramite ovviamente IP e tutto il resto. Quindi, brevemente, no, ha fatto la richiesta. Il giudice ha sganciato no, queste informazioni e adesso vi faccio vedere che cosa è venuto fuori. Questo è quello che è stato prodotto dal giudice: ovvero, indirizzo IP, città, eh, dove vive, eh, dove sta, tutte le eh, longitudine, latitudine, do, dove è lui, dov è, tutto, ok? Tutto. Quindi. M-Team non solo ha scoperto il suo nome, che ovviamente non vi posso dire perché sennò, eh, insomma, non, non va bene, però vi posso far vedere dove vive. Abbiamo trovato casa sua, cioè hanno, hanno, hanno trovato casa sua. Eccolo qua, eccolo qua lo stronzone dove vive, ta ta ta, ma guardate, guardate dove vive. Tac, casa sua, trovata casa sua. E adesso chi è lo stalker, eh? Chi è lo stalker adesso che so dove vivi, eh stronzo? Chi è? Ma poi la cosa più bella è che considerato l'edificio um, che aveva, eh, erano esercizi commerciali, c'era soltanto un appartamento, noi sappiamo anche qual è la sua finestra. Questa è la finestra dalla quale, scusate l'immagine è rovesciata, però questa è la finestra dalla quale lui scriveva e faceva tutti i fontomontaggini, ok? Eccolo qua, e lui vive lì, quindi ti piacciono gli stalker? Ne vuoi uno? Ne vuoi un altro? No, perché? Dai! E questa cosa effettivamente lo ha fatto immediatamente smettere. Si è messo tutti i suoi profili nel buco del culo e ha smesso. Subito! Eccola! Quando fai lo stalker e ti battono, esatto, esatto, esatto. Questo per dirvi che purtroppo in Italia non hanno ancora i mezzi per riuscire a eh, raggiungere o almeno non hanno i mezzi, ma non li usano. Se anche ce li hanno, non li usano per raggiungere una persona uh, non uh, immediatamente, non nota, insomma un profilo fake, una persona che non si, non si manifesta. Il supina serve a questo, cioè questo è il risultato che dà il supina, cioè tu richiedi a un giudice, data da una violazione di copyright verificata, c'è una violazione di copyright verificata, sì, il giudice allora ordina i social che sono obbligati a rispondere con i dati, di questo soggetto ed è così che si può fare poi una denuncia contro noti. E infatti adesso questa cosa è successa nel maggio del 2020. Noi sappiamo che i tempi della giustizia italiana sono infiniti. Quindi la denuncia è stata fatta. Il PM sta conducendo le sue indagini e quindi è ancora in corso. Lui però ha smesso completamente. <ride> completamente. E quindi tac. Per cui vi dico, raga. Se dovesse capitarvi una cosa del genere, io vi consiglio effettivamente di rivolgervi a M-Team perché è difficile che in Italia possano darvi una mano. Effettivamente, ma io è vero, sono di parte, lavoro con loro, però giustamente eh, vi devo dire le cose anche come stanno. Come si fa a mettersi in contatto con M-Team? Ottima, ottima domanda. Andate sul loro sito. Ci sono dei form. Eh, se andate giù, c'è il, il modulo da, da, da compilare. Voi compilate il modulo, loro rispondono sempre. Compilate nel giro di due o tre giorni vi chiamano. Quindi non vi spaventate come mi sono spaventata io. Quando mi è arrivata una chiamata da un numero strano, ho detto un oh, numero strano. E non ho risposto per tre giorni, erano loro. <ride> il numero strano, non abbiate paura. Se chiaramente compilate il modulo, poi vi chiamano da numeri strani, perché sono in America. Semplicemente sono numeri americani, non sono numeri strani, ma sono io che sono stupida. Comunque, M-Team, ragazzi, se siete vittime di Revenge Porn lo fa gratis, eh. Revenge porn è gratis. Sono degli eroi, sì, sono degli eroi, hanno una cassa eh, che mettono da parte ogni volta che vincono una causa, fanno qualcosa, loro mettono una percentuale da parte che non si intascano loro ma mettono nella cassa revenge porn e usano quei soldi per aiutare le vittime di revenge. Se dovessi, doveste essere vittime di uh, revenge non solo vi vanno a togliere tutti il, tutte le robe che sono in giro per l'internet che non è vero che se sono su internet rimarranno lì per sempre. Non è vero, ve lo dico sulla pellaccia mia, non è vero, non rimangono su internet per sempre e mettimi le toglie. E poi vi fanno anche fare la citazione per danni, quindi dopo magari vi arriva anche qualche soldino con la citazione per danni, che non è male. Uh, come si fa, come fai a capire se la persona che vuoi denunciare poi non diventa ancora più aggressiva con la denuncia? Non tutti si fermano come questo tizio, come fai ad essere protetto dopo averlo denunciato? Beh, allora, questa è. Innanzitutto, più cose gravi fai, più la denuncia diventa grave e poi finisce pure al gabbio. Chiaro che eh, in quel momento ti devi tutelare. E quindi mi dispiace dirvelo, però effettivamente, se siete vittima di uno stalker che sa dove vivete, ahimè, quando lo denunciate, quando portate avanti la causa, dovete stare in un luogo sicuro. Io questo ve lo consiglio. Eh, ok, è arrivata. È arrivata la nostra Carmelitta. Mi senti? Sì, mi sentite? Sì. Sì, noi ti sentiamo, ma non ti vediamo. Eh no, non posso attivare l'audio. Ah, ok, 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 non preoccuparti, non preoccuparti assolutamente. Ciao Carmelita, è un piacere averti ancora qua con Buonasera noi, tra l'altro. La Buonasera community ormai si è affezionata a te, sono contenti di vederti. Avevo eh, qualche domanda per te per quanto riguarda lo stalking, anche per fare un po' di informazione, perché comunque, ahimè, è un fenomeno veramente molto diffuso, purtroppo, e spesso succede anche a chiunque, sicuramente a qualcuno che ci sta ascoltando è successo o sta succedendo. Quindi volevo chiederti: qual è la prima cosa da fare se sono vittima di stalking? Allora, sicuramente è rivolgersi alle eh, forze dell'ordine, e quindi eh, recarsi. Uh, presso un comando di polizia o um, carabinieri, uh, ma uh, quello che più conta ovviamente è essere molto bravi uh, nel conservare messaggi, video, audio, tutto quello che in qualche modo possa... Uh, provare effettivamente eh, lo, che lo stalking è in atto, è in atto. e uh -huh. quindi eh, rivolgersi eh, a persone che siano anche in grado eh, di conservare in maniera idonea eh, eh, appunto tutto questo materiale eh, che poi sarà utilizzato dagli inquirenti per condurre le indagini. Ok, quindi diciamo che fare lo screenshot non basta. È sicuramente importante, così come la registrazione fatta in maniera amatoriale, così come il video che in qualche modo si è in grado magari di eh, riprodurre con il telefonino, però poi bisogna rivolgersi a qualcuno che sia eh, in grado di eh, ehm, come dire, cristallizzare queste prove, dare anche una valenza giuridica perché gli inquirenti dovranno essere messi nelle condizioni di fare dovuti riscontri. Sì, sì. Eh, quindi è importante logicamente eh, anche rivolgersi ad un tecnico, ad un esperto, a qualcuno che sia in grado di utilizzare anche dei software eh, per delle indagini forensi fatte ovviamente con tutti i crismi di legge. Certo, anche perché noi sappiamo che una prova forense informatica va costruita in un determinato modo. Non, non basta lo, lo screen, cioè, ve lo dico, MTIM, per esempio, si occupa anche di questo. Eh, quali sono? Eh, volevo chiederti: quali sono i tempi della giustizia in caso di Stalking? Cioè, se io denuncio uno stalker, poi cosa succede? Allora, intanto diciamo che eh, la normativa prevede un uh, lasso di tempo superiore ai classici tre mesi per poter sporgere denuncia, quindi abbiamo sei mesi di tempo per poter eventualmente eh, decidere di eh, sporgere denuncia. E, mh, dopodiché si mette in moto la macchina della giustizia mh, che eh, impone agli inquirenti eh, di sentire la vittima quanto prima, di comunicare ovviamente il fatto di reato al magistrato e da quel momento in poi ovviamente l'attività di indagine dovrebbe essere più rapida rispetto eh, ad altre fattispecie delittuose, soprattutto se mm -hmm. si va a attivare il cosiddetto codice rosso. Okay. Eh, in quel caso addirittura è previsto che entro tre giorni il pubblico ministero eh, deve necessariamente assumere delle informazioni dalla persona offesa dalla vittima e quindi tutta l'attività di indagine senza alcun indugio insomma deve eh, andare avanti abbastanza rapidamente eh, perdonami se ti faccio questa domanda quali sono le condizioni per cui si ha un codice rosso allora le condizioni per cui si ha un codice rosso sono sostanzialmente legate alla tipologia di Diciamo di fatto delittuoso in che senso? Se sono violenze domestiche o violenze di genere, a quel punto eh, si attiva appunto il codice rosso, cosiddetto una corsia preferenziale nell'ambito delle condotte persecutorie. Quindi ehm, lo stalking, diciamo, è una fattispecie eh, che abbraccia anche il codice rosso, il codice rosso in particolar modo. Eh, si attiva nel momento in cui la vittima denuncia eh, mh, violenze domestiche o eh, appunto è una violenza di genere, quindi eh, legata mh, a fattispecie delittuose eh, in danno di una donna, eh, mm -hmm. soggetti sicuramente più fragili eh, certo. rispetto, rispetto ad altri. In quel caso, appunto, si attiva quello che è il cosiddetto codice rosso. Che è stato introdotto da una normativa abbastanza recente, eh, risalente al 2019, eh, mentre lo stalking, o le cosiddette condotte persecutorie, eh, risalgono eh, al 2009 come eh, introduzione nel nostro ordinamento giuridico. Ok, qua mi chiedono, eh, chiedono. Ha senso notificare ehm, e denunciare tramite avvocato personale piuttosto che andare da soli alla postale? Potrebbe essere più veloce ed efficace la denuncia? Cioè, qui, la domanda è: ha più senso andare da soli alla postale o rifer ehm, insomma, fare riferimento al proprio avvocato? Allora, sicuramente il rapporto con l'avvocato è un rapporto di natura eh, fiduciaria, se io mi fido del mio avvocato sicuramente il mio avvocato eh, mi, eh, mi darà tutte quelle indicazioni più corrette anche per... Eh, Poter esporre nel miglior modo possibile eh, i fatti di cui sono vittima. Mm -hmm. eh, da da sé che eh, recandosi personalmente presso il eh, comando di polizia, sia che sia la postale, sia che sia la polizia di Stato, che siano i carabinieri, logicamente le forze dell'ordine sono comunque eh, mh, preparate e quindi in grado eh, di eh, eh, seguire eh, evidentemente la vittima. Nelle fasi della denuncia. Quindi se non si ha come dire, a portata di mano un avvocato è assolutamente legittimo pensare che il cittadino libero si presenti presso comando di polizia e lì esponga il fatto al eh, al poliziotto, al carabiniere e deve essere sicuramente tutelato al di là della presenza dell'avvocato. L'avvocato è diciamo, un elemento in più, sebbene ovviamente sia comunque importante perché può dare del, dei consigli, può essere di ausilio, certo. eh, è ovvio. Ok. Ti faccio un'ultima domanda perché appunto eh, vediamo in continuazione casi di stalker che sono anche stati denunciati ma che poi purtroppo arrivano a compiere l'atto estremo di uccidere la vittima e quindi eh, ti chiedo secondo te secondo insomma la tua esperienza le leggi attuali sono adatte per affrontare il fenomeno e eh beh posso dirti che Francamente come qualunque fenomeno che desta allarme sociale, quello dello stalking, è ovvio, è un fenomeno odiosissimo eh, perché finisce con il condizionare la vita della, della vittima in qualche modo, nel metterla in pericolo. Ecco. Mm. E, certo, rispetto al passato. Eh, ci sono uh, delle garanzie in più dovute al fatto che le pene sono state aumentate e si è prevista uh, anche l'introduzione di misure cautelari che impongono uh, all'aguzzino di allontanarsi per esempio dall'abitazione dall domestica se convive con la vittima mm -hmm. eh, o di non frequentare gli stessi luoghi e quindi di avvicinarsi evidentemente alla vittima se sono soggetti estranei. Va da sé che purtroppo, eh, ahimè, la vittima è esposta in ogni caso ad una possibile aggressione eh, da parte dello stalker, a meno che non ci sia eh, in atto eh, un collocamento in una struttura protetta eh, o appunto uno stato di detenzione eh, dello stesso stalker, come dire, tutto è possibile. Quindi... Sì. Eh, c'è cioè un, un margine diciamo imponderabile di rischio che inevitabilmente insomma qualunque certo. legge non è in grado sicuramente di, eh, di coprire ecco. Quindi, mm. eh, per, ora, me... per ora direi di no poi speriamo che magari qualcuno faccia qualcosa perché sta diventando un fenomeno veramente sempre più diffuso e sempre più con, con, con conclusioni tragiche, ecco quindi. Ahimè, sì, purtroppo eh. sì, si interviene di fatto soltanto quando oramai è troppo tardi. Esatto, eh, e questo ci rende impotenti come cittadini mm -mm. e anche come operatori del, della legge, devo dire, francamente. Esatto, esatto. Carmenita, ti ringrazio infinitamente per essere grazie stata qua voi. con noi stasera, grazie ti faccio in bocca al lupo per il caso di Mario. Davvero, grazie, abbiamo e... no, sempre bisogno. Grazie. Siamo tutti con voi, siamo tutti con Mario, grazie. con la famiglia e con te. Cuore. Grazie, una buon buona serata, serata. E buona continuazione. grazie a mille, voi. grazie mille. Ok, ragazzoni, spero di avervi dato anche qualche informazione utile su come muovervi in caso di stalking. Comunque io quello che vi consiglio è anche rivolgetevi a M-Team che vi aiuta. Poi nel caso ovviamente seguite anche eh, il vostro iter, fate quello che volete, basta che vi tuteliate bene. Ecco, basta che vi tuteliate bene. Lo so che adorate la Carmelita, infatti io sono sempre contenta quando eh, riesce a fare un intervento perché è veramente carina, tanto tanto carina. <ride> e c'è l'ultimo blocco di cui volevo parlarvi stasera. L'ultimo blocco riguarda la psicologia dello stalker, ovvero ci sono diversi tipi di stalker. Al di là dei tipi che vi ho detto all'inizio della live, che erano un po' più, come dire, il tipo di personaggio, vorrei parlarvi un po' del tipo di mh, psicologia deviata che c'è. Dentro, un, dentro uno stalker, no? chiaramente non esiste il profilo psicologico dello stalker, cioè non c'è un singolo profilo, chiaramente sono tutte dinamiche psicocomportamentali che si vanno a, in... come dire, a, a, a incrociare l'una con l'altra, ogni stalker è a sé come ogni assassino è a sé, non si può ingabbiare certo in una definizione univoca. Ma ci sono determinate, eh, come dire? Eh, malattie mentali, disturbi mentali, disturbi di personalità o anche solo tratti di personalità che possono portare una persona a diventare uno stalker. Partiamo per esempio dal più palese, da quello che abbiamo visto anche. Prima, delirio erotomane, l'abbiamo visto, no? L Abbiamo visto all'inizio della live, è una persona che chiaramente vive una psicosi, vive un delirio, quindi non ha aderenza con la realtà, ha una condizione cognitiva sfasata, per cui è convinto che l'altra persona sia innamorata di lui o di lei. E quindi ogni piccolo gesto, ogni cosa è rivolta a lui, questi sono veramente molto egomaniaci, no? Pensano che tutto sia rivolto a loro. Loro vivono chiaramente questo amore idealizzato in un'unione spirituale e spesso non ha una, una dimensione sessuale questa cosa, proprio perché vive nella loro fantasia e questa è una dea intoccabile, in qualche modo, eccetera. Comunque, in questo caso abbiamo a che fare con il cosiddetto. dire eh, in romagnolo. Le mat, le mat, nel senso che eh, lui, poverino, è una vittima di se stesso, nel senso che è malato. Ha una psicosi, è vittima di un delirio e purtroppo diventa uno stalker perché non riesce a distinguere il reale dal, dal delirio, no? L'erotomane in genere non accetta di non essere ricambiato proprio perché questa cosa gli va a rompere no, la realtà che in realtà si è creata nella sua fantasia. Quindi. Si eh, convince che qualunque reazione abbia l'altro è una conferma del suo amore, quindi anche se lo allontana e dice: No, non voglio avere niente a che fare con te, per lui è comunque un incentivo, un incentivo a continuare. L'erotomane solitamente è quello che ci mette più di tutti prima di diventare cattivo, perché appunto, più lo rifiuti, più lui dice: Oh, veramente mi rifiuti perché eh, pensi che io sia troppo per te, oppure mi rifiuti perché ancora non sei pronta al nostro amore. Vedo ogni cosa, anche i rifiuti, anche gli insulti vengono richiamati, no? Uh, all'ordine del loro delirio, quindi uh, tutto a posto, <ride> tutto a posto il cazzo. Ma questo, diciamo, è il più classico, è il più emblematico. Ma più classico nel senso che sono quelli più gravi. Poi abbiamo il disturbo borderline di personalità. Molti Stalker sono appunto dei borderline. Il border, come sappiamo, io lo chiamo il border perché ormai ho avuto tante di quelle eh, relazioni con i border che ormai sono braccio braccio. Comunque, il borderline, come sappiamo, ha il terrore dell'abbandono e anche una tendenza a idealizzare i rapporti. Quindi, se inizialmente la vittima viene idealizzata, quindi non so se avete mai avuto o avete visto anche una rela classica relazione tossica creata da un border, all'inizio love bombing, tu sei la più bella del mondo, tu sei l'amore ideale, che oh mio Dio, la cosa è più bella, incredibile, sei speciale, nessuno è come te. Uah. Beh lui ci crede? Eh? Non è love bombing e basta, lui ci crede davvero, lui o lei la persona che ha un disturbo di personalità border quando si innamora si innamora tanto e si innamora così tanto da idealizzare quella persona e tenerla proprio su un piedistallo risultato se quella persona non aderisce alle sue aspettative quindi non si comporta come lui nella sua fantasia ha idealizzato pam che va di ipersvalutazione quindi comincia a insultarla, minacciarla, aggredirla, perché non combacia con quella che è la sua fantasia. Oppure, quando è terrorizzato dall'essere abbandonato, mette in atto delle strategie che sono assolutamente disfunzionali, perché solitamente il border, nel momento in cui ha paura di essere abbandonato, diventa aggressivo. Diventa o autolesionista oppure aggressivo nei confronti del, del, dell'oggetto amato, diciamo, della persona amata. E eh, ovviamente questa cosa non fa altro che aumentare l'ansia di quella persona che poi gli starà accanto nella sua testa perché si preoccupa per lui o perché in qualche modo ehm, deve riconquistare l'amore del borderline facendogli capire che in realtà è vero, no, lei aderisce alle sue aspettative, no? Non è che per forza deve essere. Che lui è uno stronzo e una persona di merda, o lei è una stronzo e una persona di merda. Il disturbo borderline può essere anche molto lieve e tranquillamente gestibile, o può anche essere molto gestibile se si va in terapia. Quindi non è che il borderline deve essere per forza una creatura inavvicinabile e alla quale dovete stare lontani, per forza. No! Il borderline si può tranquillamente ehm, curare e gestire se stesso, come ognuno di noi perché non è che siamo tutti sani, cioè, nel senso, anzi, credo <ride> che sia solo una minima parte ad essere veramente sana. Ognuno di noi ha dei comportamenti disfunzionali, ha qualcosa che fa del male a se stesso e agli altri, che sarebbe bene correggere. E in terapia si fa questo sostanzialmente. Comunque vi ho detto, il borderline vive queste altalene emotive che tra l'altro fanno spesso confondere la diagnosi del borderline con quella del bipolare. Infatti sì, si dice spesso che eh, ci si confonde tra queste due diagnosi, poiché sono due disturbi che un po' si somigliano, anche se il bipolare è un disturbo dell'umore, mentre il borderline è un disturbo di personalità, quindi sono due cose diverse. Però anche il border ha delle oscillazioni emotive molto eh, caratteristiche, cioè... Può essere quello che per una settimana è depresso, eh, non, non crede in se stesso, eh, e poi la settimana dopo ipervalutazione di se stesso. Vedete, è sempre questa l'altalena, ipervalutazione, ipersvalutazione, cioè idealizzazione e ipersvalutazione. Questo non lo fa solo con il partner, lo fa anche con se stesso, cioè anche la sua autostima funziona così, cioè... Iperidealizzazione di se stesso: io sono bravissimo, io sono un artista incredibile, io sono superiore, sono più intelligente di tutti. E poi succede quella cosina che gli fa crollare tutto. E quindi no, io sono una merda, non valgo niente, non mi merito niente, bla bla bla. Hanno, tra l'altro, questi soggetti, vivono una grande dipendenza affettiva, anche se non sembra, perché poi hanno degli atteggiamenti che tendono ad allontanare il partner, però in realtà loro vivono una grande dipendenza affettiva, poiché avendo un'identità poco strutturata, hanno bisogno di avere sempre qualcuno accanto che li riconosca, li ami e gli dia un'identità e una sicurezza. Quindi è per quello che hanno così tanta paura dell'abbandono e del vuoto, perché loro si appoggiano tantissimo al loro partner. Ora, con un quadro mh, psicologico simile, potete ben capire perché un borderline cade nel diventare uno stalker. Non c'è bisogno che ve lo spieghi. Ovviamente per non dover sopperire all'abbandono e al rimanere quindi nel vuoto cosmico della propria psiche. Hanno bisogno di mantenere per forza la relazione viva e quindi eh, due sono le, le tecniche che usa il borderline stalker: o eh, diventa molto aggressivo, quindi sostanzialmente ti insulta, ti sminuisce, cerca di distruggere la tua. Uh, la tua Autostima in modo tale che anche tu abbia poi bisogno di lui per stare in piedi perché lui ti ha distrutto quindi tu non hai più la tua autostima, non sei più in grado di ehm, bastarti, per cui hai bisogno di lui. Questo è quello che pensano, no? Oppure dall'altra parte alterna aggressività a. Uh, momenti di estrema condiscendenza, di quanto sono bravo. Ti chiedo scusa, uh, da essere molto, come dire, mh, molto buonino. Ecco così. Questo è lo stalker, border. E poi c'è il narcisismo, non il narcisista, il narcisismo. Cioè non è che per forza il, uh, lo stalker deve avere un disturbo mentale. A volte lo stalker, lo stalker diventa tale anche solo per un tratto di personalità o per determinati tratti. Il narcisismo è uno di quei tratti di personalità che anche solo se non è un disturbo ma fa parte di te, può diventare un ingrediente per crescere un piccolo stalker. Cioè, il narciso solitamente si crea una fantasia narcisistica di legame speciale con una persona idealizzata che lui vede L'unico alla sua altezza, ok? Cioè, io sono speciale, io sono gigantesco, io sono un re e per me ci vuole una regina! E quindi la mia sarà una regina incredibile, e quindi io mi creo questa fantasia di legame, cioè questo legame eh, divino, spirituale, eh, che nessuno potrà mai rompere, cioè vivono in una sorta di fiaba. Che è meravigliosa, eh? cioè, nel senso, vivere una fiaba così in un sogno con una persona che ci crede quanto te, se lo fate insieme e se non c'è del marcio è bellissimo, quindi fatelo, non vi preoccupate, anzi, avete la mia benedizione e vi dico anche, siete fortunati. Ma se uno lo fa per narcisismo, cioè eh, non è che gli interessa veramente chi ha davanti, ma gli interessa che quella persona gli restituisca un riflesso, come uno specchio, un riflesso che gli dica io vado bene. Tu sei abbastanza all'altezza status, bellezza, so quello che ti pare, senza all'altezza da restituirmi un'autostima. Cioè, se tu stai con me, allora è vero, io valgo, no? Ok, 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 perfetto. Se sei con me, allora io valgo. Quindi noi dobbiamo avere questo legame speciale incredibile. Che poi, alla fine, se vai in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo loro non amano queste persone, cioè, credono di amarle, ma purtroppo il narcisista tende a non avere molta empatia quindi è difficile amare senza empatia anzi io penso sia la base dell'amore l'empatia se non hai empatia come fai a amare un'altra persona se non riesci a metterti nei suoi panni se non riesci a, a sentire il, il dolore degli altri come fai ad amarli no Chiaramente eh, il narcisista è molto sensibile al rifiuto, no? E tra l'altro vive dei sentimenti di estrema vergogna nel momento in cui viene rifiutato o criticato. E quindi non può assolutamente permettersi di concepire, di accettare un rifiuto, soprattutto nel momento in cui ha investito così tanto su una persona, no? Vedendola come l'ideale, il suo legame incredibile e indistruttibile. Quindi per evitare queste emozioni intollerabili... Si difende eh, con rabbia e continua a rompere le palle alla vittima. E lo può fare sia eh, bombardandola di eh, amore, ma solitamente questa cosa il narcisista non lo fa perché è troppo orgoglioso. Di solito il, il narcisista fa cose come, ehm, come faceva quel tipo lì che abbiamo visto prima: lo stalker di Chiara. Quello cioè. Ehm, ti sminuisce, ti manda delle frecciatine, ti fa capire che senza di lui fai schifo, ti fa capire che facevi schifo forse anche prima, eh, ti fa sentire piano pianino una merdina, in modo tale che forse a te ti viene anche un po' voglia di tornare indietro perché ti convince che poi nessun altro ti prenderà, ok? E ti sminuisce con gli altri, esattamente, in modo tale che poi tu ritieni di non essere più in grado di meritarti nessun altro, perché lui è l'unico che può accettare la merda che sei. E alla fine... Tac! Il quadro completo! Che bello, eh? Che bello! E ovviamente se la vittima non gli dà corda, questo... La cosa bella del narci è che è orgoglioso. Quindi ci si può salvare. Perché al narci eh, basta trovare un'altra vittima. Quindi nel momento in cui non gli date corda... Mm, importante ignorare i messaggi non, le non leggerli nemmeno cioè non, non, non rispondere non visualizzare dopo poi vi do tutte le regoline mm, è molto 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 importante per soprattutto con un narcisista perché essendo orgoglioso dopo un po' smette e si cerca un'altra vittima quindi se avete uno stalker narcisista forse siete fortunati forse forse poi un'altra eh, un cosa importante da valutare nel momento in cui si guarda la psiche di uno stalker è lo stile di attaccamento. Non so se conoscete eh, la teoria degli stili di attaccamento di Bolby, eh, però lui ha, ha teorizzato, una, studiando ovviamente i bambini nelle prime, nei, nei, nei primi anni, eh, come si comportavano nell'attaccamento al care, caregiver, cioè la mamma. Uh, hanno fatto questo esperimento, si chiama Strange Situation, nella quale, eh, nel quale lasciano il bambino in una stanza prima in compagnia della madre, poi fanno uscire la madre dalla stanza mentre è tutto ripreso, vedono come si comporta il bambino lasciato solo, poi fanno entrare uno sconosciuto, vedono come il bambino interagisce con lo sconosciuto, poi fanno uscire lo sconosciuto, fanno rientrare la mamma e vedono come il bambino riaccoglie la presenza della mamma. In questo modo si riesce a capire qual è lo stile di attaccamento del bambino. E la magia delle magie è che la maggior parte delle volte, se il bambino adolescente o l'adulto non fa una terapia, vedrai che avrà lo stesso stile di attaccamento anche in età adulta. A due anni, eh? Cioè, vi parlo di bambini di due anni, anche meno. E dici cazzo, ma allora è tutto scritto? E ovviamente questa cosa non, solo, non dipende soltanto dalla eh, psicologia del bambino per quanto è la sua natura, ma dipende moltissimo da come la mamma o il caregiver, eh, il babbo eccetera. Ehm... Si attaccano a lui, cioè si, si manifestano le loro emozioni con il, con il bambino, come il coccolano, come qual è la quanta e qual è la qualità della loro presenza insieme al bambino. Cioè, il bambino piange la notte, lo lasciano e lo ignorano, lo lasciano da solo se la deve cavare lui o lo vanno anche a consolare e tutto il resto. Cioè, vedete che ci sono persone, per esempio, molto indipendenti, eh, che tendono a attaccarsi poco alle persone. Stile per esempio attaccamento insicuro evitante. Sono persone indipendenti. Loro mh, vanno. Cioè è bello eh, no? anche essere indipendente. Dire io non vado in dipendenza affettiva, assolutamente. Però poi fanno una gran fatica in realtà a viversi tranquillamente delle emozioni eh, in una relazione. Adesso vi ho fatto l'esempio dell'evitante, no? C'è cioè, speranza di cambiamento? Assolutamente sì. Sono fondamentali anche gli altri adulti significativi. Sì, 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 sì. assolutamente sì. Però diciamo che a grandi linee eh, si vede che lo stile rimane quello. Poi lo stile, come anche la nostra struttura di personalità, come anche la nostra identità, sono cose in evoluzione costante. Cioè non è che se tu, eh, come si dice, se nasci tondo non puoi, muover, non puoi morire quadrato, assolutamente sì, ma potresti morire, non so, un quadrato con gli angoli smussati. Quello potresti diventarlo. Come la fai sbagli sbagliare in realtà? Quello sì. Quello sempre, quello sempre. Comunque, uno di questi stili di attaccamento è per esempio l'attaccamento ansioso. Nell'attaccamento ansioso, il bambino, ma anche l'adulto, è sempre alla ricerca dell'approvazione dell'altro al fine di rafforzare la sua bassa autostima. Cioè, abbiamo una, eh, un, un soggetto molto insicuro, con scarsa autostima, che ha bisogno costante di essere riconosciuto dall'altro. Chi ha un attaccamento di questo tipo... Ovviamente non può vivere senza l'altro, quindi senza di te non vivo, diventa ti perseguito perché ho bisogno di te per vivere, perché se io non ho te allora non sono più niente, non valgo più niente, non esisto, non ho più autostima e quindi posso anche buttarmi no? da un ponte. Lo stalker, la maggior parte delle volte, è lui a sentirsi una vittima. E vede nella reale vittima, cioè quella in cui, quella che lui sta stalkerizzando, poverina, vede in lei o in lui il carnefice. Quindi nella sua testa, nella testa dello stalker, in realtà i ruoli sono invertiti. Cioè lui pensa di essere la vittima, quello poverino, che ha tutto il diritto di fare quello che fa, perché quell'altra persona è stata così crudele da fargli del male, spezzargli il cuore, rompergli le fantasie e tutto il resto. E lo Stalker molte volte non vuole per forza una risposta positiva dalla sua vittima. Va bene qualunque risposta purché sia una. Nel senso che, se la, la, la risposta è violenta, è infastidita, è impaurita, è comunque una reazione. A lui va bene perché io sto avendo controllo su di te. Arrivare a diventare uno stalker. Come arrivare a diventare un assassino? Eh, per la maggior parte è una cosa brutta. Cioè, sei una persona di merda. Ti butterei in una cella senza, senza bu buttare la chiave, eccetera. Senza buttare la chiave? No, buttando. Vabbè, insomma, avete capito. Io tendo un po' di più a cercare di empatizzare. Cioè, cerchiamo di essere migliori di queste persone eh, che hanno un problema. Perché. Non esiste il male fino a se stesso, non esiste, cioè almeno io credo che non esista il male, cioè non c'è il demonio che dall'altro scende, dall'alto scende e dice tu adesso io ti tocco e diventerai una persona malvagia, adesso io ti tocco e ucciderai per fare del male perché devi, devi spargere il male, non esiste il male per il male a mio parere, cioè secondo me a parte isso, no anche Isso era malato. Cioè, il male per il male non esiste. Esistono persone malate, esistono persone disturbate, esistono persone che avrebbero avuto bisogno di aiuto e non gli è stato dato e sicuramente non erano facili da aiutare, ma erano da aiutare. E quindi, piuttosto che stare qui a dire che schifo gli stalker, no ne, 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 anche per difendersi è bene conoscere la loro mente, è sempre bene conoscere la mente del, del malvagio per poterci difendere. È meglio conoscere la mente di tutti in generale perché è un potere che, quando ho capito quanto era. Importante conoscere la psicologia, ma io penso che sia importante per tutti, eh. Non solo per chi fa questo lavoro o per chi vuole usarla eh, appunto per lavorare, ma per tutti, per stare al mondo. Cioè, la psicologia è importante per stare al mondo, per comprendere le regole del mondo, per riuscire a gestire anche i momenti gravi. Perché se tu hai davanti uno che ti punta la pistola, ma non sai come ragiona, non ti salverai mai. Se invece sai come ragiona, magari mentre ti punta la pistola gli puoi fare anche un discorsetto. Criminal Minds. <ride> gli puoi fare un discorsetto. Non lo so. Magari un po', un po te la cavi adesso. Io sono andata nell'estremo, no? Però anche uno stalker, se sai come ragiona, sai come muoverti, sai che non lo devi cagare. Perché tu sai che cosa succede nella sua testa. Ogni reazione, anche negativa, gli dà eccitazione. Ovviamente ti viene da insultare, ovviamente ti viene da lanciargli le, 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 le arance come facevo io quando ancora ero ignorante in materia. Non va bene così. Assolutamente no. E se voi conoscete la mente di chi vi fa del male, riuscite sicuramente a difendervi meglio. Come comportarsi con uno stalker? Vi volevo dare qualche dritta nel caso in cui vi dovesse capitare di essere vittima di stalking. Regola numero uno. Non vergognatevi, lo so, viene normale. È normalissimo vergognarsi, è normalissimo sentirsi in colpa perché purtroppo le vittime tendono a sentirsi in... non, non tutti, eh. però soprattutto quelli che hanno un po' più um, scarsa autostima. Tendono ad autocolpevolizzarsi e magari dire: eh, Sì, ma lui mi stalkerà perché io mi sono comportata in questo modo, perché io gli ho dato troppa corda. Si, si colpevolizzano e quindi dicono: Vabbè, per forza lui si comporta così, perché l'ho portato io no? a fare così, e quindi magari si vergognano anche di parlarne con chi potrebbe aiutarli. Non fatelo, vi prego, parlatene, parlatene subito. Se avete uno stalker, parlatene. Parlatene con i vostri genitori, con i vostri amici, con i vostri eh, tutori legali, magari, con i vostri avvocati, con M-Team. Parlatene, parlatene perché è la cosa numero uno da fare. E questo vale per tutto, eh. non solo per lo stalking, vale per tutto. Quando siete vittima di qualunque cosa, parlatene. Altra strategia fondamentale che insegnano anche alle vittime di stalking quando si fanno seguire da uno psicologo, la prima cosa che lo psicologo ti dice è no contact. La strategia no contact implica non rispondere assolutamente a niente dello stalker, cioè non solo non rispondere ma neanche visualizzare e tante volte, dipende anche dalla situazione, io per esempio sconsiglio di bloccare perché il blocco eh, poi questa è una cosa molto soggettiva quindi non mi prendete ovviamente a regola. Però io sconsiglio di bloccare, perché il blocco eh, non fa altro che farli incassare ancora di più, gli dai comunque qualcosa, cioè hai reagito, hai fatto qualcosa, che li gasa, li eccita, e allora a quel punto se ne fanno otto di profili per darti noia. Non fare niente, non fare niente, stai, guardi, con placido guardi il fiume, guardi il fiume, rimani seduto, guardi il fiume, non fare niente, non fare niente. Più che altro raccogli. Ecco, come diceva Carmelita, raccogliere tutte le prove. Quello sì. Il blocco è una forma di attenzione. Esatto, il blocco è una forma di attenzione, è un'interazione, è un modo che ha lui per comunque interagire con te e darti una... Um, come dire, un... Ti ha, ti ha influenzato, no? Ti ha obbligato a fare un'azione per tutelarti, cioè bloccarlo. Bloccare vuol dire ho paura di te. Vuol dire tu stai avendo il controllo su di me? Ti ho bloccato? Non bloccate, almeno per me. Questo è un mio personale consiglio: che non è, non è legge, eh? dipende, dipende. Nella vittima, spesso e volentieri, si forma un grande desiderio di vendetta. È normale perché tu sei lì che dici: Ah, oh sì, mi ha rovinato la vita, mi ha fatto soffrire. C'è cioè questo che. È... Eh, quindi adesso che so come difendermi, adesso glielo faccio, lo rompo. Mm. Io ho caduto in questo meccanismo, vi dico la verità: non con lo stalker, ma con eh, relazioni tossiche. E non, non ci cavi un ragno da un buco, tanto non vinci mai perché quello è una persona disturbata quindi con, i, con le persone disturbate non vinci mai, cioè vinci al massimo la soddisfazione da sola, ma lui non ti darà mai una soddisfazione che sia una quindi è inutile. Quindi, in certo, modo, resistere anche alla tentazione di vendetta, attenzione, pianino ok. Non cedere. Poi purtroppo in molti casi, soprattutto se lui sa dove abitate. Purtroppo tante volte eh, i psicologi anche consigliano di trasferirsi e quella è una condizione che io non auguro a nessuno perché questo vuol dire proprio che devi cambiare la tua vita in, eh, in conseguenza a uno stronzo che te la vuole rovinare. In altri casi magari basta soltanto cambiare il numero di telefono, cambiare indirizzo email o cose del genere, però anche quello è una bella rottura di maroni. Eh? La vendetta è andare avanti serena. Una cosa che lo psicologo a volte appunto consiglia alle vittime donne che si sentono particolarmente insicure, che cominciano a vivere stati ansiosi, che hanno paura di uscire di casa, che hanno paura di fare tutto. Perché che, comunque anche l'aver subito uno stalking, avete visto Bjork? Cioè, Bjork dopo aver subito lo stalking, anche se lo stalker è morto e quindi lei era al sicuro, comunque è entrata in uno stato ansioso, per cui si era chiusa in casa, non riusciva più a fare niente normalmente. E questo è normale, succede a tutte le vittime di Stalking, soprattutto grave. Quindi ci sono delle scuole di pensiero dove gli psicologi mandano le, le vittime a fare dei corsi di autodifesa. Non tanto perché loro diventino, come dire, in grado di eh, davvero difendersi fisicamente, ma più per ridurre il sentimento di impotenza e aumentare la fiducia in se stesse che possono avere. È giusto che ci siano psicologi che non ci piacciono? Assolutamente sì! Tant'è che la maggior parte delle volte, raga, la prima seduta è gratuita proprio per questo. Perché con lo psicologo si deve creare un rapporto di fiducia, ci deve essere una specie di imprinting, cioè ci deve essere un. Avete presente quando parlate con una persona e dite Mh, non sento niente, oppure una persona che dice oh, che bello, come. come feels good, no? Cioè, come, come suona bene, come. come... Come mi sta bene questa persona uh, a parlare? Il discorso è bene, bello tutto, no? Bello il recupero psicologico, bello la lezione di autodifesa, bello non rispondere ai messaggi, raccogliere le prove, fare le denunce, eccetera. Ma lo, lo esprimerò un po' più coloritamente rispetto a come ha fatto Carmelita, che Carmelita ha fatto... Eh, beh... No, non ci sono, secondo me, delle leggi che ancora ti, ci tutelano abbastanza da questo. Non esistono. Cioè, non è possibile che io denuncio una persona per stalking, le arrivi un semplice ehm, divieto di avvicinamento. Questo qui se ne frega, si avvicinava. ammazza A posto così, cioè, nel senso, io se mi voglio difendere veramente da uno stalker pericoloso cioè, ci devo mandare mio babbo a farlo fuori col fucile. È l'unica soluzione. Non lo so Comunque volete sapere L'ultima cosina che vi dico Poi vi lascio sullo stalking L'ultima cosina che vi dico Le differenze tra uomo e donna In realtà non sono molte Però qualche differenza c'è Innanzitutto gli uomini sono il 75% degli stalker E le donne il 25% Quindi c'è un po' di differenza d'abitudine ecco E se mi chiedete Come mai sono più gli uomini a essere stalker rispetto alle donne? Molto semplice Ma patriarcato Purtroppo è così, poiché l'uomo si sente di poter possedere una donna. E quindi quando lei dice di no, non può, perché dona. E quindi sì, è il patriarcato che è la cultura che abbiamo, che ovviamente porta gli uomini a sentirsi in diritto. Di stalkerizzare una donna poiché, appunto, nel loro cervellino non entra il concetto che la donna ha il diritto di dire di no. Una grande differenza tra uomini e donne è che, innanzitutto, mh, le donne tendono a stalkerizzare per la maggior parte soltanto uomini con cui hanno avuto una relazione o hanno una relazione quindi persone che conoscono, mentre gli uomini possono anche diventare, no, quelli con Delirio Rotoman, eccetera, possono anche diventare stalking di ragazze che hanno visto solo una volta o che hanno idealizzato vedendole in quanto mh, personaggi famosi e tutto il resto. Ecco, una grande differenza tra uomini e donne è che gli uomini passano più spesso dalle minacce ai fatti rispetto alle donne e gli uomini tendono ad arrivare all'aggressione fisica. Uh, più spesso rispetto alle donne e anche la metodologia di aggressione, laddove ci arrivi anche una donna. È molto diversa, cioè l'uomo tende all'aggressione sessuale, un po' alla Luca Delfino, no? Eh, ti strappa i vestiti di dosso, cerca in qualche modo di avere un rapporto eh, con la forza con te, oppure ti picchia, oppure ti uccide. La donna eh, se aggredisce, aggredisce per esempio con l'acido, oh, oppure tende ad aggredirti per sminuirti davanti a tutti, farti fare una figura di merda davanti a tutti. Ah, un'altra un differenza è che per esempio le donne... Stolkerizzano sia uomini che donne. Mentre gli uomini tendono a stolterizzare le donne. Sentite sì, il patriarcato, no? Noi siamo più. Eh, senza gender gap nelle nostre vittime. Mentre gli uomini puntano proprio alle donne.